Quando le nostre aquile giocano fuori dal loro nido, quando non si gioca nel nostro fortino, Gabriele ed i suoi veleni frizzanti aiutano a mobilitare il grosso della tifoseria spezzina. Dice che non hanno speso nulla, dice una cazzata. Come nasce un gemellaggio, Gabri? Come funziona? No, tu sai che ci sono poi delle verità, delle situazioni all'interno di uno spogliatoio che dallo spogliatoio poi non escono. Parlando della società e della proprietà dello Spezia, come vedi gli americani, Gabri, ed il tandem Massia-Melissano? Ci vorrebbe che oltre questi dubbi qua però qualcosina ripartisse. Quindi voglio dire, alla tua età, vecchio, sei un professionista, calana magia, no? Voglio dire, dai un po'. Tanti club che in questi anni poi piano piano sono andati a morire o a fare qualcosina meno. Bene. Un po' i senatori dello spogliatoio, una volta che ti metti contro quei 3 o 4 lì, sei del gatto. Fare un paio d'anni di serie B buona, fare un paio d'anni di serie A, secondo me ci ha dato un pochino, come diceva Bielizza, il palato sopraffino. Per me dovrebbero trovare il modo per contribuire a organizzare queste trasferte per le partite in casa. Cosa pensi di Alvini? Marco Frione, nel corso della chiacchierata che abbiamo fatto qualche settimana fa, diceva che Gabriele e i veleni frizzanti a livello organizzativo sono i numeri uno. Senti il grido che ti spinge avanti, che ti fa volare con i nostri colori dentro ad ogni città. Siamo uccelli predatori, siamo aquile, si sa. Questa Spezia, che ne dici? Era un covo di pirati e noi siamo i loro figli. Guarda, non ti puoi sbagliare, stiamo sotto le bandiere che hanno un'aquila nel centro e sono bianche e sono nere. Qui si sente un coro solo, quello delle nostre voci. Siamo al 12° appuntamento qui a Spaziamo sullo Spezia. Oggi, oltre a parlare delle nostre aquile, continueremo ad approfondire le nostre conoscenze sulla nostra realtà, le conoscenze sulla nostra tifoseria, le conoscenze sulla nostra storia. Esplorate le storie ed i punti di vista di grandi e piccoli gruppi. Oggi qui con me c'è uno dei più grandi punti di riferimento odierno della nostra tifoseria. Il suo è un ruolo tutt'altro che semplice, perché si sa, di tifoserie ce ne sono tante, ma noi siamo forti e siamo tanti, noi siamo quelli dal velino frizzante. Oggi, qui con me, a Spaziamo sullo Spezia, il presidente dei velini frizzanti, Gabriele Pierini. Grazie caro, grazie, è un piacere essere qua con voi. Grazie della presentazione. Abbiamo appunto questo coro che va avanti da anni, forse anche da prima che nascessimo, quindi è un onore. Beh, fa piacere, grazie mille per la tua disponibilità, Gabri, perché sei un VIP della nostra realtà, veramente. Quando poi scopriremo appunto quando hai iniziato a seguire le aquile tutto un po' nel corso di questa chiacchierata, però allo stato attuale mi sto rendendo conto dalla distanza che sei veramente un punto di riferimento per la nostra tifoseria, quindi grazie per la tua disponibilità e grazie anche a mio cugino Daniele Rossi, che anche lui è un belino frizzante, tramite il quale ci siamo messi in contatto per poter fare questa chiacchierata. Nel corso della nostra chiacchierata appunto parleremo della storia del vostro gruppo, dei vostri impegni nel sociale, della nostra squadra e come vedi le cose tu. Tutto, cioè voglio sapere tutto, quindi ti tengo qua per delle ore, no? Scherzi a parte. Prima di tutto però, per me e per chi segue, per gli ascoltatori che seguono questo contenuto, vorrei aver modo di capire meglio chi è Gabriele Pierini e come è nato il tuo amore per lo Spezia. Quindi partiamo dalle basi. Diciamo che io da quando sono piccolino sono abituato ad andare allo stadio. Mio papà e mia mamma mi hanno inculcato questa passione per le aquile. Già da quando avevo 6-7 anni qualche volta mi portavano nei distinti con loro. La frequentazione poi più assidua è iniziata a fine anni 90, a cavallo tra fine anni 90 e inizio anni 2000, con Mandorlini in panchina. Di lì ho iniziato veramente con costanza a frequentare i gradoni del picco e iniziare ad andare qualche volta anche con gli amici, quindi non più accompagnato dai genitori. E quando vai con gli amici, che sei ragazzino, siamo passati
dai distinti alla curva e quindi a vivere quella che è proprio la passione per lo Spezia Calcio e per il tifo nel suo, diciamo, fulcro. Erano anni particolari, erano anni dove seppur si frequentassero categorie ben più basse, diciamo, lo stadio era sempre strapieno, c'era una passione fuori da ogni logica. Vivevamo forse di sogni perché non ci saremmo mai aspettati probabilmente in quegli anni di arrivare dove siamo ora, e quindi qualsiasi partita era sempre una cosa a sé, dove si doveva riempire lo stadio, colori, tifo. Poi si viveva in maniera molto diversa anche rispetto a ora, erano ammessi fumogeni, cioè era tutto un altro mondo. E l'anno soprattutto poi con Mandorlini, dove si era fatto il record senza perdere nessuna partita, diciamo, era stata l'apoteosi di quegli anni lì di tipo sfrenato. Sì, poi C'era avremo addirittura anche modo. vinta un amichevole col Milan, Esatto, cioè quindi. era venuto giù Shevchenko, aveva segnato Shevchenko in quell'amichevole lì. Io ero in curva a guardarla quella partita, me lo ricordo, me lo ricordo. Quindi, in comune, pur non conoscendoci, al di là della passione per lo Spezia, abbiamo proprio che ci siamo avvicinati alla squadra che rappresenta la nostra città un po' alla stessa maniera. Perché io, come ti dicevo, al di là di avere in comune la conoscenza di mio cugino Daniele, abbiamo anche un altro amico in comune, appunto Gianmarco, e io ho iniziato ad andare allo stadio proprio con Gianmarco e suo padre e abbiamo iniziato ad andare nei distinti. Poi crescendo, andando anche con altri amici, ho iniziato a frequentare la curva e quindi abbiamo in comune il fatto che ci siamo avvicinati allo Spezia negli stessi anni, c'era il coro appunto in funzione del record, lo Spezia non perde più, era bellissimo, quindi in comune abbiamo questo. E poi appunto tu hai deciso, questo tuo amore è sfociato, perché immagino tu sia anche il fondatore, ma il tuo amore è sfociato nella creazione di questo tuo gruppo che sono oggi i Belini Frizzanti. Quindi raccontaci un po' come è nato il tuo gruppo, il vostro gruppo, quando è nato e come avete scelto il vostro nome. Ma allora, guarda, il gruppo in realtà inizialmente è nato come una cosa un pochino goliardica. Con uno striscione fatto alla vecchia maniera con le bombolette, forse era il 2011, la prima volta che abbiamo esposto lo striscione, 2010-2011. Ora dovrei diciamo riprendere un pochino le conversazioni storiche con gli amici, e ci eravamo riuniti nel garage di un amico sopra Pandellora. Avevamo tirato fuori questo telo e con la bomboletta avevamo deciso di fare questo striscione anche in onore al fatto che in curva Ferrovia ci trovavamo posizionati vicino alle curve pericolose. Quindi abbiamo detto: cosa fare di più goliardico se non creare questo striscione chiamato Belini Frizzanti e dar vita a una cosa un pochino goliardica colorita? 5-6 amici con uno striscione. Eravamo molto giovani, quindi era una roba molto, molto goliardica inizialmente. Poi di lì effettivamente abbiamo deciso un annetto dopo, come recita il nostro striscione nuovo 2012, nel 2012 di creare proprio questo gruppo effettivo, iniziando quindi poi a organizzarci tra di noi per ritrovarci sempre di più in un punto preciso dello stadio che era proprio al centro della curva Ferrovia, per organizzare qualche trasferta sempre col nostro gruppettino di amici, e poi di lì piano piano la cosa è cresciuta sempre più, tant'è che negli ultimi 3-4 anni abbiamo più di 200 tesserati, negli ultimi 2 anni abbiamo organizzato anche proprio tutte le trasferte fattibili. Era una cosa molto goliardica, però piano piano non abbiamo mai voluto fare il passo più lungo della gamba. Ci siamo voluti dare sempre i nostri tempi, anche perché c'è età per fare qualsiasi cosa, ecco. Sì, è Poi stata un ovviamente evolversi del gruppo con l'evolversi dei componenti, mi pare di capire. assolutamente, assolutamente, assolutamente.
Tra l'altro sì, anche questa storia degli striscioni con le bombolette, io ne ho fatti due. Uno ho fatto con Pisano quando l'avevano messo fuori rosa, andava a vedere anche le partite di Coppa Italia perché lo impiegavano in Coppa Italia, non in campionato. E avevo fatto con Pisano la B e a portata di mano, proprio a testimonianza del fatto che erano ben altre le ambizioni. E poi avevo fatto con Fiori vi facciamo il mazzo. Uno di questi, non mi ricordo quale dei due, l'avevo creato insieme a Ivan Dazzi, che poi militò anche tra gli Aquilotti in porta. Era proprio sì, una scusa, no? Per condividere la passione, per stare insieme agli amici, fare queste cose e così via. Quindi, no, anche questa cosa in comune mi fa molto piacere. Bene, bene, bene. E poi Quindi, diciamo che dimmi, dimmi. finché si fa una cosa un pochino goliardica e tra amici è giusto che ci sia la parte un pochino goliardica dello striscione con la bomboletta. Poi è anche vero che quando si crea un gruppo e si dà poi là a una cosa un pochino più seria, è stato giusto fare anche uno striscione un pochino più comunque serio e non, come si direbbe, una napoletanata con la bomboletta. Sì, assolutamente. Ora avete dei veri e propri vessilli, assolutamente. Tra l'altro volevo chiederti, la vostra aquila è davvero cazzuta. Dove l'avete trovata l'aquila così? È bellissima. Guarda, è un ragazzo del gruppo che fa il disegnatore e ce l'ha disegnata lui. Fisicamente Fantastico. l'aquila che è qui dietro l'ha disegnata proprio lui. Abbiamo poi registrato anche il marchio, perché comunque è un qualcosa che ci appartiene. Quindi Certo. Sì, la vedi proprio bella, bella. dallo sguardo. Sarebbe forse stata bene anche sulle maglie delle aquile, però tant'è. Per ora non ce l'hanno ancora messa un'aquila bella cazzuta sulle maglie. Proprio uno sguardo, qualcosa di you don't wanna mess with, cioè qualcuno che vuoi lasciar perdere, no? È meglio lasciarli perdere, nel senso. Va bene, bella, bella, bella. Tra l'altro, sì, insomma, ci spiegavi che questo gruppo è cresciuto, è migliorato con il miglioramento dei suoi componenti. E ad oggi avete anche proprio un tesseramento dei vostri membri, no? Cioè, in cosa consiste? Sì. Di cosa si tratta? Perché so che voi come gruppo siete molto attivi nel sociale e che avete sostenuto diverse realtà locali, come Letizia nel Cuore, la Mensa dei Poveri in Via Torino, alcune delle società che offrono assistenza ai diversamente abili, eccetera. È per questo che Ma fate il tesseramento allora, oppure raccogliete i fondi per sostenere queste iniziative anche in altro modo? in realtà il tesseramento è una cosa un pochino atipica, nel senso che nei gruppi solitamente il tesseramento andrebbe in funzione del fatto che chi è tesserato ha delle agevolazioni nelle trasferte piuttosto che in eventuali eventi che si vanno ad organizzare. Invece noi tutti gli anni, quando lanciamo la fase di tesseramento, proprio andiamo a pubblicizzare il fatto che la piccola quota che si va a chiedere, che sono alla fine una quota simbolica di 10 euro, viene poi entro il 31-12 interamente donata in beneficenza a queste associazioni. Quindi fondamentalmente in realtà il tesseramento è una sorta di raccolta fondi. Chiaro. Quindi dico, quando si vanno a fare 200 tessere, noi ci si trova poi che entro il 31-12 andiamo a donare appunto a queste associazioni del territorio, come appunto alcune le hai nominate te. In particolare a fine anno si va a aiutare soprattutto la Mensa dei Poveri di Via Torino e la Real Flavor, che va a sostituire i vecchi lettini con i nuovi lettini elettrici in pediatria. Si vanno ad aiutare queste associazioni, quindi ripeto, fondamentalmente il nostro tesseramento e si confà a una raccolta fondi, banalmente. E Bello, chi no, è no, no, bello. tesserato, sì, Immaginavo, però volevo che fossi tu a spiegarcela, perché noi appunto non so se. abbiamo i nominativi registrati, sicuramente nell'organizzazione, in quella che è la creazione dei pullman, trasferta per trasferta, si cerca di dare preferenza a chi è tesserato, a chi fa parte del gruppo, prima di andare a raccogliere, diciamo, delle persone esterne al gruppo, però fondamentalmente il tesseramento in sé è una raccolta fondi per queste associazioni. Però poi le varie raccolte fondi si può donare anche non essendo uno dei un Ma partecipante del gruppo, un componente del gruppo. assolutamente sì, Ok. a me fa molto piacere anche nominare una persona che fa parte del Pre. gruppo,
Giovanni Maggio, che lui tutti gli anni, indipendentemente dal fatto di fare o non fare il tesseramento con i benefici frizzanti, decide di fare delle donazioni volontarie al gruppo, sapendo che poi queste somme vengono devolute in beneficenza. Quindi le attività che facciamo in corso d'anno sono tante. Poi, come dicevi, tendenzialmente sono associazioni del territorio, poi capita anche di supportare anche situazioni esterne, ad esempio quando c'è stata l'alluvione in Emilia-Romagna questa primavera, abbiamo dato un aiuto anche lì. Sì, guardavo, stavo preparando la scaletta, ho fatto Da diverse cosa nasce, ricerche da e mi è cosa nasce venuto. cosa? Sì, un po' in base anche alle esigenze del periodo, insomma. No, è straordinario, ragazzi, complimenti perché è bello vivere la passione per il calcio anche in questa maniera qua, davvero, complimenti. Infatti, Adesso. guarda, prima di andare in Serie A, noi avevamo un motto storico che andava avanti ormai dal 2015, inseguendo un sogno, che poi il sogno era fondamentalmente la Serie A, aiutiamo chi ha bisogno. E noi andavamo Bello, avanti sulla base di inseguendo un questo. sogno, aiutiamo chi ha bisogno, tanta roba. Questo era il motto, e poi aiuta tanto il fatto che siamo riusciti a ricreare tanta socialità, tanto associazionismo, una cosa che negli ultimi anni forse si era forse un pochino persa, e vedere se riusciamo a riportare dentro anche dei ragazzi giovani, famiglie, bambini. Non siamo ultra, se non mi Oh, poi definisco ultra, parleremo ma anche di siamo questo, sono sì, assolutamente. perché è una cosa che ho molto a cuore, voglio capire bene come funzionano le cose da esterno, anche a fronte del fatto che quando frequentavo lo stadio, si parla di almeno un decennio fa, perché poi sono rientrato in Italia 6 anni fa, sono andato nei distinti proprio con Gianmarco, ma prima di quello sono via da così tanto che cioè, ero un ragazzino e tante cose sono cambiate, perché poi sono fuori da quando ho 18 anni di fatto. Va bene, detto questo, proprio perché siete così impegnati nel sociale con i giovani, eccetera, ho sentito dire avete anche una squadra di calcetto, una squadra di pallavolo, raccontaci un po' di queste vostre realtà. Eh sì, perché legato a questo gruppo, abbiamo deciso un anno fa, diciamo, di creare questa mini polisportiva, sempre tutta legata al mondo del volontariato, e legata al mondo amatoriale, con una squadra di calcetto a 7 che fa il campionato spezzino al CS. E una squadra di pallavolo mista che partecipa anche questa al campionato amatoriale di pallavolo. Quindi, diciamo, abbiamo, per creare ancora più aggregazione, ancora più associazionismo, chiamiamolo così, abbiamo deciso di impegnare ulteriormente il nostro tempo in questa piccola mission, e anche con questa, diciamo, con questa polisportiva organizziamo ogni tanto qualche evento in maniera tale che anche con questa riusciamo a tirar fuori qualche centinaia d'euro anche lì per dargli in beneficenza. Quindi uniamo l'attività ASD BF sportiva Team si chiama. alla SDBF Team, assolutamente sì. Tanta Abbiamo roba. 25 ragazzi nel calcetto e 30 nella pallavolo, quindi anche lì ci sono 50 ragazzi, signori, perché vanno dal... Il più anzianotto è una persona abbastanza storica per il mondo spezzino, perché avevamo in porta nella squadra di calcetto Ivano Rotoli, che quest'anno compie 51 anni. E Ottimo, poi ottimo. abbiamo dei ragazzini del 2004-2005, quindi diciamo andiamo dai 18enni ai 50enni, c'è un pochino di tutto sia nel calcio che nella pallavolo. Posso solo immaginare tra organizzazione delle trasferte, gestione di tutte queste attività, cosa possa implicare. Poi ce ne parlerai. Adesso leggendo questa, perché ci tengo a dirla com'è. Mio malgrado da esterno, ma è un esterno con radici nella nostra realtà provinciale, è un piacere, una soddisfazione scoprire e valorizzare realtà come la vostra. Come ha detto mio cugino Daniele, e qui proprio cito in virgolette, lo inorgoglisce ulteriormente essere spezzino quando si scopre e si entra a far parte di realtà come la vostra, ha detto. Quindi grazie per quello che fate. Perché oltre a fare del bene ci rappresentate bene e complimenti ragazzi, perché sono iniziative che vanno al di là della passione che abbiamo per la squadra della nostra città
è un bel impatto, è un bel impatto, quindi grazie e complimenti. Ma guarda, è bello perché comunque è lì, è sempre una festa, sia che si parli del mondo Spezia calcio, sia che si parli di questa della polisportiva, è sempre una festa partecipare alle trasferte insieme. Il gruppo di Daniele, quando vengono via, portano via vino, porchetta, Mi si manda le fa sempre foto, una lui mi cosa manda le foto. geniale, È capito? E bellissimo. stessa cosa nella polisportiva. Che si vinca o che si perda è sempre un divertimento, è sempre bello andare in palestra piuttosto che al campetto, trovarsi, passare quell'oretta, oretta e mezzo insieme e poi dopo fermarsi magari a mangiare anche insieme qualcosa per creare appunto gruppo, quello poi è il bello e il fine di tutto. Il valore sta proprio nell'aggregazione, nella condivisione di questa passione, di questi valori. È straordinario, davvero, Gabri. Complimenti, complimenti. Avendo fatto un po' di introduzione a chi è Gabriele Pierini, come sono nati i Belini Frizzanti, di cui continueremo a parlare perché c'è veramente tanto da sapere e voglio scoprire tanto, ci terrei a cominciare un attimino a spaziare insieme. Su altri argomenti, per scoprire un po' come la pensa Gabriele, non solo nelle vesti di presidente dei Belini Frizzanti, ma anche a livello personale, no? Sugli altri argomenti, appunto. Ho sentito dire testuali parole da ignoti: i Belini Frizzanti sono molto filosocietari. Parlando della società e della proprietà dello Spezia, come vedi gli americani, Gabri, ed il tandem Massia Melisano? Come li interpreti? Ma Come li vedi? guarda, Come li valuti? dico una cosa, sicuramente lo scorso anno qualcosa è stato sbagliato. Vuoi che Certo. si desse per scontato che magari a metà campionato la zona retrocessione era tanto lontana? Vuoi che si desse per scontato che fossi comunque Chivio o non Chivio, fossi più forte delle altre e non ti avrebbero mai più ripreso? Tante cose sono state date forse per scontate, i soldi sono stati spesi, perché dire che Sciuguro dove è venuto qua a zero sarebbe dire una cazzata, qualcuno è stato preso, sono stati spesi tutti i soldi di Kivior, probabilmente no, sono stati spesi tutti i soldi, spenderanno tutti i soldi con cui hanno venduto Nzola quest'anno, probabilmente no. È anche vero che finché il mondo del calcio consente a squadre come la Roma, il Milan, la Juve, l'Inter, iscriversi ai campionati con dei debiti folli, senza liquidità di cassa, senza niente di niente, li fanno iscrivere uguale, e società medio-piccole al primo inciampo le fanno saltare, c'è troppa disparità e quindi capisco anche che vogliano far tornare i conti, anche perché sinceramente io preferisco fare dei campionati di serie A bassa, mediocri, che ti portano a retrocessioni, di serie B medio-alta, piuttosto che far la fine del Livorno che è sparito dal mondo del calcio, del Novara che è sparito dal mondo del calcio. E non è che stiamo parlando della rondinella di squadrette del Sì. Stiamo parlando comunque di signore squadre che sono totalmente sparite dal mondo del calcio, province che sono anche più grosse magari di Spezia. Quindi io dico, potevano far di più? Sicuramente sì, se si è retrocesso qualcosa è sbagliato. Chiaro. Non hanno speso nulla? Chi dice che non hanno speso nulla dice una cazzata. Hanno sbagliato delle scelte, Shumurodov non ha reso quello che poteva Vabbè, ma rendere. chi se lo sarebbe mai aspettato? Cioè, era una cosa che Però dovevi è anche vero che provare, Shomurodov questa. Noi siamo in Serie B, Shomurodov è in Serie A al Cagliari. Quindi vuol dire che Shomurodov tanta ciofeca non è. Poi Chiaro, ci sono sì. stati degli acquisti, faccio un nome su tutti: Strelec. Per me, Strelec è un signor giocatore. Bisognerebbe capire come mai Strelec non si è riuscito ad ambientare a Spezia. Chiaro, giusto. Sì. Poi sono successi tanti eventi in corso d'anno, l'infortunio dei Dragoschi, bisognerebbe capire con Gotti cosa è effettivamente successo. Voci dicono che metà squadra avesse firmato per farlo andare via. Addirittura, È anche sì. vero che se ti si presentano lì sulla porta delle segreterie del Ferdeghini,
Faccio dei nomi ipotetici perché poi le verità non è che si sanno. Chiaro. Verde piuttosto che Nicolau, piuttosto che Giasi che chiedono la testa del mister, capisci Un bene po' i cosa senatori fare. dello spogliatoio, una volta che ti metti contro quei 3 o 4 lì, sei del gatto. Quindi bisognerebbe anche prima di dire hanno sbagliato a mandare via Gotti. Come mai l'hanno mandato via Gotti? È stata Chiaro, colpa della chiaro. società, colpa dei Sì, no, adesso giocatori? senza partire troppo a ritroso perché siamo in ripartenza. È riniziato questo campionato che spero sia appunto quello della rinascita perché il triennio è stato un sogno anche proprio per quanto precario è stato, no? A livello per mille Sì. versi, no? Si è parlato di concause nelle varie chiacchierate fatte qua su questa rubrica. Io volevo un po' sapere come vedevi tu questo modus operandi dei nostri, Guarda, della tanto dirigenza e della proprietà, scusa perché. Sì, sento dire, no, bisognerebbe comprare l'attaccante che va in doppia cifra, il difensore centrale veloce, il difensore destro rapido, non vogliono tirare fuori i soldi, però come dici te, io la interpreto così, poi sbaglierò, giusto che ognuno la pensi a modo proprio, però io sono contento della gestione oculata della proprietà perché è fondamentale nel calcio contemporaneo avere i conti a posto per la sostenibilità del progetto. Prego, vai pure. no, quello sicuro, quello sicuro. È da dire una cosa. Società del calibro dello Spezia hanno dimostrato in questi ultimi anni, a parte il Sassuolo che si è riuscito a creare una sua continuità nella Serie A, ma società come possono essere il Frosinone, l'Empoli, queste società qua, il Cagliari stesso, su e giù, alla fine non ci vedo niente di male. Alla fine, se lo Spezia Calcio. Piacerebbe a tutti andare a fare la Champions League, l'Europa League, salvarsi tutti gli anni e diventare effettivamente poi il nuovo Sassuolo, che poi bisognerà vedere Sassuolo quest'anno cosa farà, perché non sono così convinto che Sassuolo si salvi tanto tranquillamente, poi ce lo saprei dire. Però diciamo anche l'Udinese stessa è una signora squadra, però tutto da vedere, tutti gli anni scommettono sui giocatori nuovi. Cioè, se qua a Spezia ti portano, faccio un nome, Bolocca, quando c'era Angelozzi che sembrava che venisse Bolocca, dicevamo, ma Angelozzi cosa fa? Porta un bolacco, Sì, per fare sì, il sì. giro di parole. Come Perché dici te, noi mi qua a sembra di Spezia capire siamo che abituati se che realtà se più non porti un consolidate della giocatore. nostra puntano sui giovani, su determinati tipi di investimento, stiamo con i piedi per terra, perché non dovrebbe fare lo Spezia? Giusto, è questo che intendi? Tanto, tanto Bolocca col Frosinone ora in Serie A, perché Bolocca col Frosinone ora in Serie A, e noi siamo sempre lì che sembra che se non porti Gilardino quando era Gilardino, che poi ha sbagliato il rigore sotto la curva, cioè se non porti quei giocatori lì sembra che sia un delitto. Quando alla fine ti hanno dimostrato che quei giocatori lì, quando c'era a suo tempo Davide Di Gennaro, che era un signor giocatore, dicevano. C'è la miss in campo con le pantofole che cammina, passeggia, che alla fine quell'anno lì di Gennaro fece, mi ricordo male, 10 gol. Hai capito? Sì. Noi qua alle volte siamo un po' mugugnoni e sembra che non ci vada quasi mai bene niente. Io ti posso dire questo, la Ha voglia. squadra quest'anno, in questo momento, se mi dici è pronta, sei contento, io Te ti lo dico chiederò sono dopo, non zero. rispondere, te lo chiederò dopo, non rispondere. Ce l'ho in scaletta, ce l'ho in scaletta, stai lì, stai lì. No, sì, Però dai, ci. resoconto finale ti posso dire, come resoconto finale, io della società sono parzialmente contento, non sono felice da stapparlo spumante, perché ti direi anche che per me dovrebbero trovare il modo per contribuire a organizzare queste trasferte per le partite in casa. Al Allora, momento ne ho non si è ancora sentito parlare di fatto. questo argomento proprio nel più recente episodio di Telegoria Voglia di Spezia, mi sembra. Dicevano che però la società non può offrire dei soldi Allora, ai la tifosi, società dovrebbe trovare uno fisicamente non può. sponsor, giusto? Dimmi, correggimi se sbaglio, prego. Giusto, la società fisicamente non può dare soldi ai gruppi tifo, ok? C'è una normativa di primi anni 2000, fine anni 90, primi anni 2000, dove le società non possono contribuire economicamente con l'attività delle tifoserie, ok? Ci vorrebbe che qualche sponsor, invece che dare soldi allo Spezia Calcio, dicesse. Contribuiamo aiutando i gruppi tifo organizzati ad organizzare le trasferte per le partite che si gioca in casa, fondamentalmente. Ok?
Chiaro, chiaro. Poi ci sarebbero ulteriori problemi, i vettori che ti danno le corriere si fidano, non si fidano, perché poi è faticoso anche acquisire la fiducia di chi ti dà le corriere, non è una cosa banale. Però so che hanno fatto una richiesta ufficiale anche in Lega Calcio per valutare la possibilità di supportare più, non tanto le trasferte in sé, quanto queste partite. Che fondamentalmente è come giocarle in casa, vediamo cosa ne esce fuori. Speriamo per la partita del contro la Reggiana di sapere qualcosa in più. Sicuramente per questa ce la dobbiamo pagare. Chiaro, chiaro. Però ti dico, a Magari. parte Sì. questo, non gli posso alla fine dei conti criticare poi esageratamente tanto, perché alla fine dei conti sono quelli che stanno mettendo più mano anche allo stadio rispetto a tutto quello che c'è stato anche in E sono passato. beni Quindi hanno avuto. strutturali che rimangono alla piazza, cioè perché tante volte Bravo. magari sì, però hanno fatto i lavori allo stadio, mi sembra il 60% dei soldi ce li ha messi la provincia o il comune, non lo so, correggimi tu, gli altri invece li hanno presi facendo un finanziamento, un mutuo ovviamente nel tempo, ma è normale, cioè anche se ce li hai i soldi, cerchi di gestirti al meglio, quando puoi i finanziamenti li fai. Sì, però il debito verrà ereditato dalla potenziale nuova proprietà qualora gli americani vendessero, ma è normale che sia così e è normale comunque che ci siano degli investimenti strutturali e che i conti siano in ordine proprio per poi potenzialmente attrarre il giusto potenziale nuovo acquirente. E per ora gli americani non sembrano andare da nessuna parte. Comunque, prima di dilungarci troppo su quest'altro argomento, hai menzionato gli sponsor. Ci vorrebbero degli sponsor che finanziassero potenzialmente queste trasferte di noi tifosi, di voi tifosi, perché io trasferte ne ho fatte due quando ero ragazzino, poi parleremo anche di questo, e quindi sono semplicemente un portavoce, diciamo. Però magari c'è qualcuno che ascolta oggi tra gli ascoltatori e potrebbe potenzialmente essere interessato a diventare uno sponsor o parzialmente o interamente. Di che cifre stiamo parlando? Che tipo di sponsorizzazione ci vorrebbe? Cosa comporta a livello Ma economico organizzare una banalmente trasferta? Eli, dovrebbero, secondo me, dovrebbero loro parlare, entrare in contatto direttamente con questi vettori, quindi parlare con Lorenzini di turno, piuttosto che con Pennoni, piuttosto che con Ricci, piuttosto che con Genova Rent, lasciare un qualcosa a garanzia, perché qualcosa a garanzia. Ti posso dire che finché non ti conoscono, me l'hanno chiesto anche a me ogni trasferta, e contribuire loro a pagare quantomeno queste qua per andare a Cesena. Perché dovrebbero essere Considera partite giocate in che casa. Quindi, però non deve essere, mi sembra di capire, non deve essere uno Spezia. sponsor della società Spezia col quale c'è già un legame. Può essere un altro sponsor, può essere, non lo so, un'agenzia immobiliare locale, un ristorante locale o no. Può essere un pochino tutto, Eli, è che bisogna capire anche queste società come se lo vogliono scaricare. Chiaro, chiaro. Sì, poi ci si addentra in Capito? altre realtà. Perché se tu fai Capisco, capisco. un'attività di sponsorizzazione, la sponsorizzazione te la vai a scaricare. Se tu vai a parlare con il vettore di turno, vai a pagare il pullman te e non ti scarichi proprio nulla. Se non al massimo vai a pagarti dell'IVA, fondamentalmente. Però considera che Spezia Cesena, Under Yanda, un pullman da 50, chi più chi meno, le cifre ballano tra i 1.600 e 1.800 euro, di questo si parla. Dito Chiaro, chiaro, a chiaro. Sì, pullman, poi ci quindi addentreremo spesso. bene in cosa comporta, cioè anzi parliamone adesso, perché io ognuno sulla domanda che ti ho fatto poco fa di come si interpreta l'operato della proprietà e della dirigenza, ognuno è libero di pensarla e crederla come vuole, come meglio crede, ci mancherebbe. Anche perché, come dico spesso nel contenuto che creo, non vediamo le cose come sono, vediamo le cose come siamo, no? Ognuno interpreta la realtà in modi diversi, però ci tenevo a capire come la vedevi te nelle vesti, appunto, non solo
del presidente dei Beleni Frizzanti, ma come Gabriele e come uno dei correnti leaders appunto della nostra tifoseria, perché bene o male sei un punto di riferimento e come stavamo già argomentando l'argomento, sei soprattutto il punto di riferimento per le trasferte, cioè quando le nostre aquile giocano fuori dal loro nido, quando non si gioca nel nostro fortino, Gabriele e i suoi Beleni Frizzanti aiutano a mobilitare il grosso della tifoseria spezzina. Come sei arrivato a ritagliarti questo ruolo di responsabilità e appunto cosa comporta? Cioè, perché so che i cavatorti ti danno una mano, ti chiamano. L'altro giorno mi hanno detto, ho ricevuto un messaggio da Curva Ferrovia, vedo su Instagram i vari post. Cioè, sei proprio il centro nevralgico delle trasferte. Spiegaci un po'. Ma guarda, in realtà brutalmente noi abbiamo sempre cercato di organizzare le cose un pochino per noi. Inizialmente collaboravamo, andavamo insieme con Serra di Ceparana, poi piano piano abbiamo iniziato a fare le cose un pochino da soli. Poi ci siamo avvicinati e abbiamo fatto un annetto e mezzo di organizzazione insieme al Cavatorti, poi uguale abbiamo ripreso un pochino la via da soli. Dipende chi, diciamo, anche chi ci contatta, che vuole magari una mano, ci vuole dare una mano. Ovviamente sarebbe bene, sarebbe bellissimo fare come era un tempo, ricreare un po' un coordinamento. È anche vero che sul discorso poi Pullman ci sono tante tante regolette che un tempo magari non c'erano, perché un tempo sul Pullman se poteva fare un pochino di tutto, ora diciamo i vettori, il Pullman se no non te li danno più, quindi sul Pullman non fai fumare, quindi sul Pullman porti i sacchi della spazzatura e gli dai una mano a pulirli a fine trasferta. Poi noi per nostra indole abbiamo deciso a tutte le trasferte, grazie a un amico del gruppo, di donare a tutti i partecipanti alla trasferta la focaccina e la bottiglietta d'acqua, quindi diamo anche Bello, un bello, it's a servizio in nice touch. più. Però ti dico, è un problema al giorno d'oggi trovare anche chi ti garantisce. Io per un anno con un vettore ho dovuto pagare 500 euro a trasferta in più, che lui a fine trasferta me li dava se non c'erano problemi su Pullman, Ah, in caparra forma proprio per tipo di evitare, ho capito. garanzia. Perché Chiaro, chiaro, chiaro. ha Tra l'altro mi paura, dicevi. giustamente, io mi metto nei loro panni, loro ci lavorano, hanno Ovvio, paura che gli si vengano spaccati. ovvio che vengono danneggiati perché per loro è una fonte di reddito che se E dovesse quindi venire danneggiata, appunto, non. diventa stracomplicato, soprattutto nel periodo fine estate, quindi questo, e primavera, inizio estate, trovare dei pullman. Lo Perché comunque scorso li anno parlavo impiegano con Gianluca. per altre ragioni, in quel periodo lì sono più ricercati. Ci sono le crociere, loro preferiscono darle alle crociere perché comunque probabilmente con quella tipologia di clientela lì marginalizzano anche di più e sono soldi sicuri e sono anche più soldi, Meno non lo rischio, so. più, certo, più margine, Però ti chiaro. posso dire che quando a giugno abbiamo organizzato gli 11 pullman per Reggio Emilia, abbiamo dovuto prendere due pullman da Milano, due pullman da Rimini, due da Montecatini, uno da Parma, hai capito? Sì, Quindi no, c'è a stata anche livello un logistico è una problema. sfida da non poco. Poi non riesco nemmeno a immaginare, non avendolo mai fatto, posso soltanto ammirare la passione, la voglia, la dedizione che ci metti, che ci mettete, perché deve essere veramente un lavorone. Non so, quanti tifosi siano addentrati e se sono consapevoli di quello che comporta, quindi, tanta roba. Chapeau, come direbbe Cassano, complimenti, davvero. Veramente complicato. Marco Frione, nel corso della chiacchierata che abbiamo fatto qualche settimana fa, diceva che Gabriele e i Beleni Frizzanti a livello organizzativo sono i numeri uno. Tanta roba, davvero. È un bel Fa impegno, una bella piacere, le parole di responsabilità. Marco sono il proprio. Lui è la storia. Assolutamente, assolutamente. Lo menzioneremo più volte perché facendo tesoro della chiacchierata fatta con lui, in cui ti abbiamo menzionato tu e il tuo gruppo in un paio di occasioni, mi ha dato degli spunti anche per la scaletta che ho messo insieme oggi. Grazie
Però saltellando tra un argomento e l'altro, e appunto a questo mi serve la scaletta perché voglio ricordarmi di chiederti tutto, no? Parlato della proprietà e della dirigenza, cosa pensi, Gabri? Oh, ma nel frattempo ha attaccato a piovere perché tra l'altro oggi siamo anche un attimino a rischio uragano, però sembra che la traiettoria si stia spostando, però attaccato da un momento all'altro mi ha preso un attimino, ma un po' spiazzato, ha già smesso per ora. Vabbè, comunque se vedete le luci che si abbassano da parte mia e dei rumori strani è perché sta arrivando un uragano tra oggi e domani, ma va tutto bene ragazzi, va tutto bene. Insomma, dici un po', Gabri, cosa pensi di Alvini? È lui l'uomo che avresti scelto per questa nostra ripartenza? Anche qua ci sono varie teorie. Io ti posso dire che per quello che ho visto, secondo me Albini è la persona giusta. Perché? Perché comunque quando gli sono state date delle squadre giuste, quindi non andiamo a vedere i primi 3-4 mesi di Serie A con la Cremonese, ma guardiamo il passato, lui ha sempre fatto bene. È il nuovo che avanza, quindi ci sono idee di gioco molto all'avanguardia. Se posso dire per quello che ho visto in questo primo periodo, si avvicina molto a quello che era un pochino il gioco d'italiano e anche lui in panchina è molto carismatico, lo vedi sempre molto carico. Il problema è che con questo gioco, c'è l'unica cosa che forse critico che manca e spero che in questi 3 giorni, in 2 giorni che mancano, mi possano contraddire, manca un difensore centrale veloce. Perché con questo gioco molto alto, con la difesa molto alta, anche a Bolzano è preso due imbucate, non perché c'è dei difensori scarsi, ma perché c'è dei difensori che comunque sono un po' più lenti, quindi quando ti prendono in velocità è un pochino più un problema. Sì, ti esponi, abbiamo visto che fare gol non è un problema con questo modo di giocare, perché su Tirol è stata la difesa, penso, una delle difese migliori della Serie B dell'anno scorso. Noi gli abbiamo rifilato tre pappine, li abbiamo anche presi 3-2 su rigore, però i rigori magari li hai anche creati proprio perché dietro. Comunque si difende in 11, ma no, capisco, capisco. La mia domanda era appunto Però questa, no? Allo ti stato dico, attuale le prime Albini. impressioni sono buone, mi sembra di capire da quello che stai dicendo, ma abbiamo fatto tanti nomi prima del suo arrivo. Avresti anche tu puntato su di lui o avresti voluto vedere qualcun altro? Poi c'è lui, siamo contenti, stiamo imparando ad apprezzarlo. Io sono molto entusiasta da quello che sto guardando, da quello che vedo, però avresti scelto lui o avresti magari puntato su qualcun altro tu? Allora, sicuramente è un nome un po' una sorpresa, perché inizialmente non pensavi che avessero puntato su di lui, quindi su questo ti posso dar ragione. I nomi potevano essere altri, però poi alla fine non sai mai a cosa possono portare, perché poi vai a prendere un Giampaolo, vai a prendere. Cioè, alla fine molti sono. È il vecchio che alla fine non è detto che poi porti risultati. No, a noi serve un allenatore carismatico, cazzuto, che in panchina sappia far sentire quello che è l'animo del piccolo. L'allenatore da Ad picco, sì. Tra l'altro l'ha detto in una più esempio, recente conferenza stampa, gli manca il picco. Dimmi, scusa, scusa. uno che abbia ad esempio quello che potrebbe essere il carisma di Cosmi. Non dico Cosmi, che Cosmi ci sta sui coglioni, ok? Cosmi ci tirerei di tutto, come Gattuso ci tirerei di tutto, però ti ci vuole un allenatore No, che hai detto che carismatico. non sei un ultras, noi non tiriamo niente a nessuno, Gabri. Però ti ci vuole un allenatore carismatico e lui, Sì. per quello che ha fatto vedere gli ultimi anni, quello che fa vedere, che ha fatto vedere per quel poco quest'anno, anche negli allenamenti, è uno che ha la cazzina e che chiede ai giocatori di metterla in campo. Quindi secondo me, alla fine dei conti, è un nome che è venuto fuori dal cilindro. Inizialmente non si era fatto, reputo, spero di non sbagliarmi, che sia la scelta giusta. Poi molto bene che anche nelle conferenze stampa le dica sempre tutte e non le mandi mai a dire. Anche ora ha chiesto il supporto della tifoseria, ha chiesto che la tifoseria si avvicina alla squadra, Ha chiesto il supporto della come tra l'altro anche su tifoseria, a Bolzano è stata, perché ha su a detto, Bolzano non si è smesso neanche più cantare. a Bolzano non si è smesso un minuto di cantare, questo che ha detto, scusa. Sì, Sì. poi ho domande anche su Bolzano perché so che tu c'eri appunto. E, sì, stavi dicendo all'allenatore da picco, l'uomo giusto al posto giusto, nella conferenza stampa pre-partita
della trasferta di Catanzaro. Poi stiamo registrando oggi che è appunto martedì 29, non so esattamente quando usciranno i video di questa chiacchierata, quindi non parleremo della partita di Catanzaro perché è imminente, da domani questo video sicuramente non uscirà, però si diceva che non vede l'ora di tornare al picco, gli manca il picco e come dici tu non le manda a dire, infatti ha anche sottolineato questo mercato aperto. Dopo l'avvio del campionato, che insomma tu lavori con una squadra che potrebbe andarti via il terreno da sottipiedi in qualunque momento perché non sai fino a quando chiude il mercato chi ti rimane e chi non ti rimane. Proprio oggi è venuta fuori la voce, non è ancora stata ufficializzata la partenza di Holm, parleremo anche di quello quando tratteremo l'argomento mercato. Adesso volevo tornare un attimino sui tuoi veleni frizzanti. Poco fa hai detto 12, scusa, 12, 200 tesserati per i belini frizzanti, siete voi la realtà più grande della nostra tifoseria fra i vari gruppi? Ma guarda, non penso perché secondo me comunque ci sono tutto il gruppo Curva Ferrovia, fa sicuramente dei numeri molto importanti, ovviamente appesantiti, non si vedono molto in trasferta perché sono appesantiti dal grosso numero di Daspo. L'Orgoglio Spezzino comunque continua a fare dei numeri molto importanti, il Cavatorti ugualmente lavora molto bene, il Bullone lavora bene. Ci vorrebbe che oltre questi gruppi qua però qualcosina ripartisse, perché ci sono tanti club che in questi anni poi piano piano sono andati a morire o a fare qualcosina meno. Io ho una sciarpa del Quindi ecco. Bragazzi, qua non si vede da questo angolo, attaccata lì, che tra l'altro quando andavo a Liti l'avevo proprio scambiata per una sciarpa della Juventus, che non me ne fregava niente, per una sciarpa del Bragazzi. E Marco mi diceva che il Bragazzi, per esempio, è uno di questi club che adesso no, non è più Bravo. presente. Bravo, bravo, bravo. È un E come club che è mai, andato a dicevi, ci posto. spiegavi, Gabri, come mai queste cose stanno andando un po' a svanire, secondo te? Ma guarda, a parer mio, visto anche poi allo stadio che i numeri sono un pochino calati gli ultimi anni, vedo che quelli un po' più anzianotti piano piano sono andati a mollare. E il Bragazzi, ad esempio, è uno di quelli che non ha mai avuto un ricambio generazionale dentro e quindi piano piano era nella normalità che senza un cambio andassero piano piano a morire. È ovvio che, come poi ti ho detto anche prima, si è molto persa l'animo di socialità e di aggregazione, ma anche perché, ad esempio, ti faccio anche un altro esempio, con il Covid, dal tempo del Covid si è persa un pochino anche Ciao la Tababot. possibilità e l'abitudine di organizzare all'interno delle sedi dei club delle cene o delle situazioni con i giocatori, perché già una roba del genere, ad esempio, potrebbe servire per ripre far riprendere un po' vita un club. Faccio l'esempio: se a Ceparana, nella sede del Serra, lo Spezia Calcio decidesse di mandare a metà di dicembre due giocatori, ecco lì che organizzi magari una cena sociale con due giocatori, fai tesseramento, fai rivivere un pochino il club. E piano piano inizi a ricreare un qualcosa. Quindi ci vuole sicuramente in questa attività qua un po' di aiuto anche dello Spezia, ma che sono convinto che non mancherà. Ho Quindi non si avuto, tratta solo dei diciamo che ho clubs avuto il di sentore che per sé. anche questa cosa delle cene con i club possa piano piano con le settimane, con i mesi ripartire. Un'idea che mi sono fatto io perché li vedo un pochino, forse un pochino più vicini alle persone, ai gruppi. Spetta un po', Vediamo, dici tu, alla magari società facendo un po' ammenda. coinvolgere la tifoseria maggiormente. Ma sì, magari facendo un po' di ammenda di mea culpa su come è andato l'ultimo anno con la retrocessione, ci sta che possano cogliere la palla al balzo e magari iniziare ad avvicinarsi un pochino alla piazza. La scelta del logo, indipendentemente che piaccia o no, non ha aiutato in quel senso perché non hanno ascoltato per nulla la Non hanno chiesto piazza. nemmeno il parere, Magari sì. facendo ammenda anche su questa cosa qua di un errore di valutazione fatto nel non voler ascoltare le persone, magari li può portare a fare altre scelte, Non ne chissà. volevo parlare del logo, però siccome l'hai tirato fuori Parla tu. te,
Tu no, non dirmi cosa pensi di logo perché se vince da quello che hai detto è chiaro, va benissimo, ma tu sei tra quelli che vogliono boicottare il logo perché non compro niente delle magliette, non compro niente del nuovo materiale col Ma nuovo logo io oppure no, penso si una maglia. sostiene a prescindere? Penso una maglia di prenderla uguale perché è un pochino un'abitudine, una maglia di ogni anno averla, quindi non mi impunto sicuramente sul fatto che ci sia il logo a dire no, non la prendo per forza. Poi ripeto che mi piaccia o che non mi piaccia, e non mi piace più di tanto. L'errore madornale è stato fatto nel non ascoltare la piazza. Giusto, Perché poi giusto. poteva anche piacere tantissimo, ma rimaneva lo stesso errore. In una situazione come Spezia, dove la tifoseria è molto vicina a quelli che sono i suoi simboli storici, andare a cambiare un qualcosa, o pensando di far meglio, o facendo peggio, vai sempre un po' a minare dei rapporti. Quindi Sì. l'ascolto con la piazza dovrebbe essere sempre la prima cosa. Poi magari fai di testa tua, ma intanto fai vedere che un minimo hai ascoltato. Giusto, giusto, hanno fatto un passo falso da questo punto di vista, indubbiamente. Andando un attimino avanti, entrando un po' nelle dinamiche della tifoseria, appunto, questa è una domanda un po' scontata, però non voglio dar niente per scontato, anche per gli ascoltatori che magari non sono così addentrati nelle varie tifoserie, nei vari gruppi che costituiscono la nostra tifoseria e o in quello che fa il tuo gruppo, appunto, i Beleni Frizzanti. Voi avete i vostri vessilli, vediamo la bandiera nera con l'aquila cazzuta, ma in trasferta con voi può venire chiunque sia interessato, giusto? Assolutamente sì, anche lo scorso anno veniva spesso via con noi il gruppo dei fedelissimi, che piano piano stanno facendo rinascere il gruppo, quindi non Ottimo. hanno magari ancora i numeri per fare un pullman da soli, quindi a volte in 5, a volte in 10, a volte in 2, sono saliti sul pullman con noi, le fantelle del Picco vengono via con noi, Sì, me l'hanno detto. Anche i noi lo ragazzi della sezione chiamiamo Biretta mi dicono che vengono via con voi i alle ragazzi volte. della sezione Biretta. Ma noi non chiudiamo le porte a nessuno. Io l'unica cosa che dico sempre, soprattutto alle persone un po' neofite che vengono via con noi, è quello che ti dicevo prima, che devo dare qualche regoletta del gioco, soprattutto sul non far fumare e nel dare una mano a non lasciare un porcino fuma, perché sennò poi non ce lo danno più e quindi ne risente sia la persona che magari voleva fumare o che ha sporcato. Ma ne risentono poi anche le famiglie, i bambini, che poi non sanno neanche più come venire via. Perché Chiaro, poi il chiaro. problema di Perché tutto è comunque quello, la non viene trasferta col pullman aiuta a contenere i costi della trasferta. Scusa, cosa dicevi? più. No, no, dicevo, perché poi alla fine ne risentono tutti, quindi compresa anche queste famiglie, bimbi, che poi alla fine in trasferta non ci vanno, e ne risente quindi lo Spezia Calcio, che ha minori tifosi al seguito. Chiaro, chiaro. Quindi chiunque fosse interessato appunto a partecipare ad una trasferta organizzata da Gabriele e dai Belini Frizzanti per sostenere le nostre aquile in trasferta, appunto, è benvenuto. E come possono i nostri tifosi appunto mettersi in contatto con te, Gabri? Dove ti trovano? So che siete su Instagram. Come po possono mettersi in contatto con te, i nostri ascoltatori? Allora, come dicevamo prima, primariamente quando facciamo la fase di tesseramento inizio anno, ovviamente abbiamo dei gruppi WhatsApp, quindi abbiamo quasi 400 numeri di telefono su due chat, e quindi già lì è molto facile con un banalissimo sondaggino trasferta per trasferta, fai prendere prima l'adesione a quelli che sono i tesserati, le persone più vicine al gruppo. Poi, prese le prime adesioni che ti fanno già capire se organizzare uno, due o tre pullman, a quel punto condividi poi il messaggio sulle pagine social, quindi su Facebook, dove abbiamo quasi 2000, 1500 più o meno follower, e su Instagram, dove sono più di 3500. Quindi con un bacino d'utenza così capisci che anche abbastanza facile riuscire a trovare poi persone da avvicinare al nostro gruppo. Chiaro, È ovvio che, ripeto, poi ci devono essere delle regolette del gioco e c'è qualcuno che magari si rompe le scatole a fare il viaggio con qualche regoletta in più e quindi preferisce andare via in macchina piuttosto che in altra modalità.
e magari invece siamo riusciti a riportare via famiglie con bambini in una situazione, diciamo, un pochino più tranquilla. Bello, bello, bello. Sì, perché da ragazzino, torno a ripetere, io di trasferte ne ho fatte solo due perché ero già amato dalle gare e un casinista se ce n'erano. Quindi i miei tendevano a non permettermi di associarmi con tifosi scalmanati e vari gruppi. Quindi le trasferte le ho fatte tutte e due con mamma e papà. La prima l'abbiamo fatta a Livorno, era cos'era, la stagione 2001-2002, poco prima dei playoff. A Livorno eravamo tra l'altro tra i livornesi. Meno Lascina prende la traversa di questa punizione. Proprio io, così, quando abbiamo fatto gol, perché mi sembra che l'abbiamo spuntata a Livorno, quella partita la vincemmo. Abbiamo esultato, ci hanno insultato intero quattro. Per fortuna eravamo nei distinti, quindi non era la parte più calda del tifoso livornese, del tifo livornese. Però insomma, queste sono proprio perché non era permesso di partecipare alla traversa. L'altra l'ho fatta a Trieste, sempre andando su in macchina con mamma e papà, e va bene così. Però insomma, oggi i tempi sono cambiati. In trasferta, ragazzi, non ci vanno solo gli ultras, non ci vanno solo gli scalmanati. E quella che sta illustrando Gabriele, mi pare si vinca facilmente, è una bella realtà. Cioè, persone mature, un tifo moderato. Io ho amici che dicono: no, noi andiamo via con i veleni frizzanti perché sono molto organizzati e perché sai che fai una trasferta tranquilla. Dico bene, Gabri? No, considera che poi non è che come essere su Radio Maria, poi Ha sul pullman corri li fai, cantare canti, un po' di cacciara la fai, non è quel problema, ti dico, fondamentale per cui i vettori ti rompono le scatole è il fumo. Sul fumo e sulla sporcizia non transigono e non te ne danno più. Quindi io ti dico, l'unica cosa, metto in chiaro sta cosa qua. Ripeto, il tifo è giusto farlo anche sui pullman, cantare è giusto cantare anche sui pullman, anche perché se no 4, 5, 6 ore non ti passano, quindi ci sta anche fare la cacciara, essere un po' scalmanati. Quindi sì, insomma, ci sono delle regole da rispettare. Io mi riferivo più che altro, Gabri, cioè non è, si ha la certezza, immagino, quando si va via con voi, di non rischiare di imbattersi in litigi, ai vari autogrill e queste cose qua, anche perché per ragioni di ordine pubblico oramai le tifoserie vengono da direzioni diverse, quindi è una cosa molto, molto Diciamo che tranquilla. ultimamente c'è pieno di telecamere, tra un po' ce l'hai anche sulla porta di casa, quindi andare a creare te un po' di confusione è abbastanza controproducente, anche visti gli oltre 150 DASPO che abbiamo già in casa, visto che, Chiaro. ripeto, c'è pieno di telecamere, oltre che le persone che si divertono poi a fare i reporter e a postare sui social le cose. È ovvio che se poi ti viene a cercare qualcuno, magari il discorso un po' cambia. Chiaro, capisco, capisco. Buon intenditor, poche parole. Comunque sì, quindi priorità ai tesserati, ovviamente, e poi attraverso i vari social media, chiunque può mettersi in contatto con te o chi ti aiuta a gestire le pagine e partecipare a una delle vostre trasferte. Abbiamo parlato prima, Assolutamente sì. ottimo, parlavamo prima degli anni in cui ci siamo avvicinati allo Spezia, agli anni di Mandorlini. In quegli anni il punto di riferimento della nostra tifoseria era appunto Marco Frione, per noi storico, e poi creando questo tipo di contenuto, tra l'altro, sto rinvenendo altri ex capi ultras precedenti a Marco, è bellissimo, per quello sta nascendo in me questo desiderio, questa passione di scoprire la nostra storia, perché più imparo, più mi rendo conto di quanto non conosco. E quindi la volontà, il desiderio di creare più contenuto per scoprire chi siamo, perché mi rendo conto appunto di quanto sono ignorante su un argomento che mi appassiona molto. Però rimanendo su il recente passato che ha caratterizzato gli anni in cui ci siamo avvicinati noi allo Spezia, attraverso le varie chiacchierate fatte appunto in questa rubrica Spaziamo sullo Spezia, ho avuto modo di comprendere che c'è stata una mutazione nel modo di vivere il tifo, del modo di vivere l'avvicinamento alla nostra squadra. Hai notato anche tu questo cambiamento di cui parlo? E in che modo pensi e vedi che sono cambiate le cose e come valuti l'attuale leadership della nostra tifoseria, di cui effettivamente fai parte? Ma guarda, allora, sicuramente quelli erano anni particolari, Marco in balaustra, tante
tante coreografie ideate, fatte in prima persona anche da Michele Mecherini. Viene da pensare addirittura quella, la famosa maglia bianca con col logo della Bré Magique nel mezzo che veniva tirata su tutta la curva. Diciamo che erano anni particolari, allo stadio ci si trovava, ci si aggregava, quello era il punto di ritrovo e di aggregazione un pochino di tutti, valvola di sfogo della settimana. E quindi forse la vivevi probabilmente anche per quello in maniera diversa. Poi eri in serie minori, non c'era la televisione. Le partite le vedevi allo stadio, le sentivi alla radiolina, era diverso, Eh era un tempo diverso, c'erano necessità, diverse per le persone. A livello di tifo era ugualmente una cosa diversa. Lì effettivamente, oltre che tifare la squadra, si tifavano anche i giocatori. Poi si è deciso scientemente, non è, secondo me non è né merito né colpa di nessuno, si è deciso scientemente negli ultimi 10-15 anni, 15 anni di non fare più i cori per i giocatori, perché comunque il giocatore passa, l'allenatore passa, la maglia resta. E si è deciso fondamentalmente, giusto o sbagliato, non, sinceramente non voglio entrare nel merito, però è stata una decisione presa e condivisa. Da chi comunque frequenta e soprattutto da chi è parte attiva dei gruppi ultras e di chi fa il tifo, ed è giusto andare in quella direzione perché la scelta è stata condivisa in quel verso lì. Gli ultimi anni ti dico, vieni allo stadio, i ragazzini hanno i telefonini in mano, quindi si va a seguire anche di meno i cori che vengono lanciati anche per questo motivo. Ci sono comunque meno persone allo stadio perché i pienoni che si facevano un tempo, pur essendo andati in Serie B e in Serie A, non si fanno più. È Certo. capitato rarissimamente che È c'avessi perché è tutti comodo quei guardarla alla televisione, ci sono io che bravo. faccio le live, lo capisco, lo capisco. No, scherzi a Non ti parte. fanno a livello di coreografie, non ti fanno più fare certe cose, non puoi più fare i fuochi d'artificio allo stadio, i fumogeni sì e no. Sì, Gianmarco mi L'unica aveva detto cancelleria. l'ultima volta che non potevano nemmeno esserci i tamburi, ora saranno tornati i tamburi, ma quando c'ero l'ultima volta Sì, manco più i perché tamburi. anche Io mi prima. ricordo facevamo il coro tipo il treno, tu tu tu, tu tu tu, cioè senza i tamburi Sì, con ma ste fè. perché anche con queste cose qua, il tamburi, il megafono, devi fare, c'è un ginepraio di richieste, di autorizzazioni per portarle dietro, che è una roba infinita, e dove comunque sia, poi tutto questo, effettivamente ci deve essere anche qualcuno che si prende poi la responsabilità che se succede qualcosa con quel tamburo, con quel bastone, con quel megafono, è un problema, anche se non è quella persona lì a generare il problema. Poi il garante è lui e ci va di mezzo lui. Allora, hai toccato E alcuni quindi è tutto punti. poi un pochino un problema che negli anni 90-2000 non c'era. Come ripeto, non c'erano i telefonini, come non c'erano le televisioni, era un'altra cosa. Poi fare un paio d'anni di serie B buona, fare un paio d'anni di serie A, secondo me ci ha dato un pochino, come diceva Bielizza, il palato sopraffino, siamo diventati un pochino tutti un po' dei signorotti, non ci va quasi mai bene niente, quindi si cerca delle Già eravamo volte di. mugugnoni, ora siamo mugugnoni e altezzosi. E Pignolo. No. Infatti son curioso di vedere le prime partite, quando potremo andare la prima volta al Tico, effettivamente quanta gente ci sarà, Oh, ecco, perché un altro secondo spunto. me Guarda, ci hai spero dato alcuni spunti a proposito dei di social, sbagliare. però adesso volevo parlare gli abbonamenti. Gli abbonamenti, la piazza ha risposto bene, si è detto che il picco non si fa più il pienone come una volta, che le cose sono cambiate, però gli abbonamenti, la piazza ha risposto alla grande. Cosa ne pensi, Gabri? La piazza ha risposto sugli stessi numeri che si erano fatti l'ultimo anno di B con questi prezzi. Quindi in realtà, diciamo, né meglio né peggio. Ha aiutato molto il fatto che i prezzi siano tornati a quelli dell'ultimo anno di B, ha aiutato molto il fatto che ci sia stato inserito anche lo sconto donne, lo sconto ragazzi sotto i 25 anni.
I prezzi sono veramente molto bassi perché comunque per chi era già abbonato 80-90 euro, quant'è che è comunque per i ragazzi è un qualcosa di veramente basso e 110, quant'è che è. Quindi le cifre sono pesate per la B come erano all'ultimo anno di B. È Che ovvio l'ultimo che anno ci di B è sono questi stato periodi. 4 anni fa, anche solo col tasso inflazionistico avrebbero potuto essere più elevati, quindi vuol dire che proprio hanno voluto tenerlo basso per riavvicinare la piazza alla squadra, Sì, immagino. è anche vero che ci sono queste 3-4 partite che vai a fare, speriamo 3, ma chissà se Giusto, sono di più, che giusto. andremo a fare a Cesena. È vero che non paghi la partita, ma comunque paghi 35 euro di quota Pullman. Quindi Chiaro. vuol dire 35, 35, 35, se le fai tutte e tre, hai fatto un secondo abbonamento, più Sì, o meno. giusto, giusto, ottima considerazione. La ragione per cui ho bisogno di spaziare con persone che sono molto più addentrate per permettermi di capire, dar modo a chi si dedica a questo tipo di contenuto di capire meglio la realtà di cui facciamo parte. Poco fa hai menzionato due argomenti, diciamo, che non avevo in scaletta. Uno sono i socials, perché alle volte magari mi dilungo troppo sull'argomento, invece siamo qui per parlare di noi tifosi e dello Spezia, e gli ultras. Partiamo proprio dagli ultras. Qual è la definizione di ultras secondo Gabriele Pierini? Questo video è stato presentato da Agriturismo Collina di Rossoli. Fai del tuo evento un evento speciale. Hai menzionato due argomenti, diciamo, che non avevo in scaletta. Uno sono i socials, perché alle volte magari mi dilungo troppo sull'argomento, invece siamo qui per parlare di noi tifosi e dello Spezia, e gli ultras. Partiamo proprio dagli ultras. Qual è la definizione di ultras secondo Gabriele Pierini? Ultras, bisognerebbe tornare un pochino indietro negli anni, fine anni 90, anche quando è nato il famoso gruppo Ultras Spezia. C'era aggregazione, c'era socialità, c'era unità di intenti, ci si frequentava, si era una famiglia. Ultras era famiglia, non che ora non lo sia. Però secondo me alcuni valori sono andati un pochino a perdersi col tempo. E poi ovvio che unito al tema Ultras, negli anni c'erano le tematiche legate agli scontri, e la difesa del territorio, tutto quello che c'è collegato. È ovvio che a fine anni 90 tante cosine si potevano fare, ora c'è forte repressione in tutto. Sì, vari vessilli. Ho Quindi fatto la stessa domanda a Marco, perché chi meglio di lui, no? Nelle vesti di ex capo Ultras, poteva darci una definizione di chi è un Ultras. Io ho guardato un paio di documentari, sto continuando a documentarmi perché da ragazzino, sai, io la vivevo, sì, andiamo in curva, andiamo allo stadio, far casino, però non mi sono mai imbattuto in scontri o in identificazioni con i loghi della società calcistica che sostengo al punto da dover imbattermi in scontri fisici con qualcun altro, quindi non sono mai stato un Ultras. Però attraverso gli studi, diciamo, che sto conducendo, e la chiacchierata con Marco, mi rendo conto che lo scontro fa parte del modo in cui un ultras vive il proprio attaccamento alla squadra e a questa sua identificazione con la squadra. Giusto o sbagliato che sia, questo mi sembra di aver capito di cosa si tratta. assolutamente, assolutamente sì, ci vorrebbe anche una buona dose di rispetto. A suo tempo c'era, vigeva un pochino anche la regola non scritta durante gli scontri, che se c'era una terra non è che arrivi a mandarlo all'altro mondo e hai visto cosa è successo negli scontri, cos'era la qualificazione d'Europa League. Il tifoso greco là. Quindi si è perso forse anche un pochino di rispetto, perché comunque sì, gli scontri, sì, tutto, però ci sono anche regole non scritte che secondo me con gli anni si sono un pochino andate a perdere. Poi Si torna un po' sempre ai valori di cambiano fondo. Tu hai tutto. parlato di famiglia prima. Sì, dimmi, dimmi. No, dico, cambiano tante cose, tante dinamiche, magari restano
restano amicizie tra vari gruppi, ma poi anche a livello di tifoserie si generano nuove situazioni. Vedi anche cosa è successo con la Sampdoria. Sì, ora noi a livello di gemellaggi mi sembra abbiamo solo quello con cos'è il Savona, che sono in promozione. C'è il gemellaggio col Savona, c'è una forte amicizia col Bari e con la Salernitana. La Salernitana, basta. Cosa ci vorrebbe per trasformare questi due rapporti di rispetto con Bari e Salernitana in gemellaggio? Come nasce un gemellaggio, Gabri? Come funziona? No, ci sono tante dinamiche lì, comprese anche il fatto che magari queste squadre abbiano gemellaggi con altre realtà o altre squadre con cui noi siamo un po' in antagonismo. Quindi... Anche perché negli anni siamo un po' in antagonismo con tante, forse troppe in realtà, ci siamo fatti un po' di terra bruciata attorno e ne paghiamo le spese anche noi tifosi che non siamo ultras, perché poi ci tocca andare a giocare magari a Cesena perché non possiamo andare di qua, non possiamo andare di là per ragioni di ordine pubblico. Ci siamo un po' dati la zappa sui piedi, magari anche senza esserne consapevoli, mi sembra di capire, perlomeno... Forse la tematica ordine pubblico è anche un po' troppo enfatizzata, perché io ti posso dire che situazioni come si sono create l'anno scorso con i tifosi Lazio a Spezia, io di trasferte ne ho fatte tante, non mi è mai successo, e non voglio andare a ricercare poi il colpevole, non voglio dire colpa dello Spezia Calcio che non li ha fatti andare in curva, è colpa della polizia che li ha lasciati in centro città, è colpa di chi non li ha fermati in stazione. Io ti posso dire che quando siamo andati giù a Trapani al playoff, ti faccio questo esempio per non far creare una situazione di possibile rischio in centro a Trapani, all'aeroporto di Trapani, hanno caricato su dei pullman e ti hanno portato a Marsala. In una situazione anche l'anno scorso... Se vuoi puoi, basta essere meglio organizzati, dici tu. Sì, forse come città in questi 2-3 anni non avevamo il giusto livello di organizzazione e di esperienza per poter stare in Serie A senza che si generassero troppe problematiche. Mm-hmm. Vuoi il casino che è successo con la Samp, con tutti i tifosi che sono stati fatti mettere nei distinti, con lo spostamento di chi aveva magari l'abbonamento che si è dovuto mettere da un'altra parte, e con tutto il rischio che poteva esserci nel momento in cui uno esultava un po' troppo e via lì, alla fine nei distinti non c'erano barriere. Esatto, e tra l'altro questa è anche una delle cose di cui abbiamo parlato con i ragazzi della sezione Biretta, mi sembra, in una delle più recenti chiacchierate, dicevano che loro vanno in curva piscina e la divisione fra il settore ospiti e quello della curva piscina è piuttosto basso, magari andrebbe oscurato. Io in curva piscina non sono mai stato, perché l'ultima volta che ero in Italia curva piscina era esclusivamente per i tifosi ospiti, quindi non saprei come commentare la cosa, però è un'altra di quelle realtà che appunto spaziando insieme mi permettono di comprendere. Prego. In merito a questa cosa della curva piscina ti posso anche dire quest'altra cosa: vedi spesso volare di tutto dal settore ospiti al settore di casa, compresi anche fumogeni alle volte, e ti chiedi come cavolo fanno a averli fatti entrare, perché anche le trasferte lo scorso anno ne abbiamo fatte 17 su 19, e l'esempio lampante è a Roma, che ti levano anche le scarpe per vedere che non c'è nulla, o a Firenze che alle donne gli mettono le mani nel reggiseno per vedere che non c'abbiano nulla. Quindi io vedo che quando noi andiamo in giro c'è una fortissima, diciamo, voglia di voler verificare che effettivamente neanche un briciolo di sabbia porti dentro, invece qua succede un po' diverso. Quindi non è per fare del vittimismo, però dici che non trattano tutti con la stessa misura, cioè... L'anno scorso, due anni fa, quando è che lei era col Napoli, diciamo che con una dovuta forse attenzione in più certe robe non sarebbero entrate, certi scontri non si sarebbero forse creati, o forse sì, però magari c'era stata un pochino più di prevenzione prima.
Perché anche noi dicite come tifoseria si può essere più seri, più non più organizzati, però non andare a provocare, però quando te giochi in casa e dal settore ospite ti tirano la roba di qua, effettivamente è difficile non reagire, no? Puoi essere anche San Gennaro, insomma, parlando appunto del Napoli, che insomma ti incazzi. O che ti trovi 50 persone in centro città che accendono i fumogeni e lanciano i cori contro diciamo Spezia, i tifosi, tutto quel che c'è collegato. Quindi non è che dici sono tre gruppi di famiglie che sono venuti, sono a mangiarsi una pizza con i bimbi, e lì ovviamente vige un po' una regola non scritta che non gli vai a rompere le scatole se proprio non sono pieni di vessilli. Sì, okay, sì, sì. Però stiamo un po' esulando da quella che è la scaletta odierna, però come torno a ripetere è un argomento che mi entusiasma e dal quale purtroppo su cui so troppo poco. Proseguendo rapidamente, prima appunto hai menzionato gli ultras, siamo finiti a parlare degli ultras appunto, e hai menzionato i socials. Nelle chiacchierate precedenti abbiamo parlato di concause per la retrocessione, ma abbiamo anche rinvenuto diciamo nei socials una delle cause per questo cambiamento della nostra società. Tu di mezzo ci hai messo giustamente anche la chiusura degli stadi per via della pandemia. Secondo te, poi tanto dipende dall'impiego che se ne fanno dei socials ovviamente, però sono stati appunto i socials che hanno contribuito il cambiamento della leadership, cioè siamo tutti connessi ma non siamo più uniti, no? A livello umano, a livello personale, siamo allo stadio invece di fare i cori, facciamo le dirette, riprendiamo il campo. Michele della SC Community diceva non c'è più rispetto per i ruoli, per le gerarchie. Come le vedi queste cose qui? Come le interpreti? Concordo assolutamente, nel senso che se frequenti lo stadio e sei in curva, prima cosa bisogna seguire il capo ultras o chi è in balaustra che lancia i cori, e invece trovi tanta gente che vuole farsi la chiacchierata o si dicono di alzarsi e cantare, continua a star seduta, o sta appunto al cellulare a guardare o i risultati delle altre partite, ma a volte vedi proprio dei ragazzini che stanno col cellulare anche a spippolare su Facebook, su Instagram, invece che guardare la partita, che ti chiedi ma cosa cazzarola sono venuti a fare allo stadio, piuttosto che se ne andassero a fare in giro. Ragazzi, se siamo tifosi e andiamo allo stadio, andiamo a tifare. Vogliamo vedere. Soprattutto Eli, se vai in curva. Poi se decidi di andare in un altro settore, vuoi andare allo stadio effettivamente vedere la partita, goderti la partita e fare due foto, le riprese, vanno i distinti, vai in tribuna, tanto se in Serie B costa un pochino meno, ci puoi andare e fai tutte le riprese che vuoi, ti guardi la partita seduto, non ti lamenti se c'hai lo striscione davanti, perché poi in curva capita che c'hai magari lo sbandieramento davanti, lo striscione davanti. I fumogeni, ci mettevamo la sciarpa intorno alle facce quando c'erano i fumogeni che copriva tutto, non si veniva a finire. È l'ambiente della curva, è giusto così, altrimenti uno va a teatro. Giusto. Io mi ricordo da ragazzino c'era questo mio amico Lorenzo di Folle, dicevo, io vado in distinti alle volte perché la coreografia vista dai distinti della curva, mi diceva cosa me ne frega vederla, io la faccio. Quindi se si va in curva si va per vivere questi 90 minuti, queste due ore allo stadio, così come vogliamo che i nostri in campo diano il massimo, anche noi sugli spalti dobbiamo dare il massimo. 12esimo uomo in campo, c'avevamo le magliette gli anni nostri col 12esimo uomo in campo, no? Vediamo di tornare con questo spirito. Parlando proprio di quegli anni, no? Nella chiacchierata con Marco ci ha detto che non è che la leadership intera, che tutte le fasi gestionali fossero nelle sue mani, però era un pugno di persone. Oggi alla guida della Curva Ferrovia c'è un gruppo ben più numeroso, e mi pare appunto che sia proprio il gruppo Curva Ferrovia, correggimi poi se sbaglio. I quali hanno cambiato tra l'altro il coro gli US non mollano mai in ICF non mollano mai, stando alla chiacchierata fatta poi appunto con Marco, ma di questo è un appunto che parleremo dopo. Come valuti questo cambiamento? Nel senso, ora mi sembra che vi siate un po' divisi i compiti, no? Tipo magari ci sono, e correggimi se sbaglio perché non vengo allo stadio da anni, ci sono i ragazzi della Curva Ferrovia che organizzano magari le coreografie nei limiti del possibile oggigiorno, come spiegavi poc'anzi, decidono quali cori cantare, tu sei il punto di riferimento delle trasferte, so che il gruppo Bullone è il punto di riferimento, immagino in Curva Piscina,
È meglio adesso che vi siete un po' divisi i compiti o era meglio prima perché c'era un punto di riferimento e si seguiva quello che diceva lui e così via? Ma in realtà diciamo che un po' il fulcro di tutto continua a rimanere la curva ferrovia, il gruppo CF, che poi è un pochino un'unione. Nella CF sono confluiti tutti quelli che erano i vecchi, diciamo, gruppetti di ragazzi della curva, ok? Quindi ci sono, ad esempio, parte dei vecchi del Favaro che non ci sono più, i civili del Favaro sono confluiti dentro, i fantasmi, il fronte del Forza, non lo sapevo, vedi, pensavo che gli irriducibili esistessero ancora, io non lo sapevo. Sono confluiti dentro, diciamo, questa situazione che è la curva ferrovia, okay? Che è il fulcro di quello che è il tipo, quindi non è che c'entra molto curva piscina, curva ferrovia o io che faccio le trasferte. Le trasferte le organizzano anche loro col discrimine che faticano a trovare chi guida il pullman, perché qua su Spezia gli rompono un pochino le scatole, sempre un pochino per quel motivo, perché giustamente loro vogliono vedere le trasferte in una certa maniera e chi ti dà il pullman non gli va troppo a genio. I bulloni negli anni si sono un pochino staccati da quello che è la parte tifo, o non tanto ultimamente, ormai sono anni che si sono staccati dalla curva ferrovia, erano andati, se ti ricordi, a suo tempo nei distinti, si mettevano solitamente dietro la panchina dell'allenatore avversario, ma questo secondo me ora va da memoria, ma saranno 10 anni almeno, e poi hanno deciso di mettersi un pochino virgolettato a difesa della curva piscina, insieme al buon Michele Necherini, però anche loro, diciamo, organizzano le trasferte a modo loro, con i loro numeri, anche su a Bolzano avevano un pugnino da 20, quindi in realtà non è che c'è una spartizione dei compiti, è un pochino come vuol vivere la parte tifo uno piuttosto che un altro, come vuol vivere la parte trasferta uno piuttosto che un altro, che porta ad organizzare le cose in maniera un pochino diversa. È ovvio che la parte tifo e la parte core tutta in mano alla curva ferrovia, questo fuori di dubbio. Un pochettino e più chiaro. Poi non so... quella che è stata la genesi e l'evolversi di quello che è stato un pochino il cambio generazionale dopo Marco. Non sapevo, guarda, che gli irriducibili del Favaro, cioè non esiste più come gruppo. Ma sono entrati... tendenzialmente lì sono andati piano a sparire, non ci sono quasi più. Come dicevi tu poc'anzi, non c'è stato il cambio generazionale di alcuni gruppi. Peccato perché, cioè, ogni gruppo, come sto scoprendo attraverso queste chiacchierate, ha una sua identità, ha un modo in cui si sono uniti, in cui si è creato e fa parte della nostra cultura popolare, no? Quindi peccato. Poco fa hai menzionato il bullone che si era spostato nei distinti dietro le panchine. Io mi ricordo quando iniziavo ad andare nei distinti, c'erano gli eleganti nei distinti. C'era il capogruppo col megafono, era un bel gruppo, no? Tipo, arbitro, sai qual è la differenza tra te e un sacco di... e quegli altri, il sacco! Cioè, esistono ancora gli eleganti o non ci sono più manco gli eleganti? No, non c'è più. Peccato. Il eleganti è andato un po' a sparire e... E ti dico, ma non ci sono tanti altri gruppi attivi, dico, c'è, cioè, oltre quelli che abbiamo menzionato prima, quindi la ferrovia, Bullone, noi, Cavatorti, l'Orgoglio Spezzino, un pochino il Serra, anche se piano piano è andato un po' a scemare, e i Fedelissimi, però poi si contano sulle dita di una mano, Peccato. Speriamo magari che, io me la butto lì, no? Ambizioso, che attraverso anche queste chiacchierate possa rinvigorire un po' l'identità dei vari gruppi che porto in questa piccola rubrica. Nelle prossime settimane avrò modo di registrare una chiacchierata con Michele del Cavatorti. Siamo in contatto con i ragazzi dei Fedelissimi, il Maffo,
Tra l'altro io non l'ho mai conosciuto perché sono persone che, sai, da ragazzino mi intimorivano quasi, però il Mafo me lo ricordo proprio con questa sua barbetta, no? Che lo distingue. E quindi magari appunto nel prosegui avrò modo di registrare delle chiacchierate con loro. Andando un attimino avanti, quindi questa non è stata una divisione dei ruoli che magari può aver comportato anche, non so, dissidi o divisioni interne, semplicemente appunto per tanti gruppi non c'è stato il cambio generazionale e quando un gruppo magari era troppo piccolo è andato ad integrarsi in un altro nascente, a quanto capisco, a quanto vedo. Fondamentalmente sì. Ok. Marco ci ha spiegato la sua definizione del termine ultras, come dicevamo poco fa, no? Che per forza di cose appunto implica la violenza. Però ci ha anche spiegato che possono esserci degli ultras all'interno dei vari gruppi. Cioè ci sono, non è che il Curva Ferrovia, all'interno del Curva Ferrovia, per nominarne uno, ci sono degli ultras. Ma non è che tutti quelli che fanno parte del gruppo Curva Ferrovia sono degli ultras. E così vale anche per gli altri, il Bullone e così via. Ci sono degli ultras all'interno dei Beleni Frizzanti? Sinceramente penso di no. Francamente okay. Penso di no. C'è qualche ragazzo che per N motivi lo scorso anno, due anni fa, ha preso il DASPO, però diciamo in maniera molto ingenua, anche perché ultimamente, ripeto, ti vengono a prendere per qualsiasi cazzata, quindi non ti danno nemmeno modo poi di fare veramente l'ultras, quindi... è brutto da dire, secondo me un pochino desueto ultimamente questo termine, ma perché proprio tante cose non si possono proprio più fare. Sì. No, io infatti scuotevo la testa non alla mancanza degli ultras, ma al fatto che ti suona addosso in tutto e per tutto. Scusa. No, ti dicevo appunto, ti daspano, ti suona addosso per delle cazzate in tutto e per tutto. Non riesci quasi nemmeno più a arrivare a fare l'ultras proprio nel vero senso della parola, capito? È per certi versi è anche un po' un peccato, perché certe dinamiche, certe situazioni univano forse ancora di più, ecco. Marco sicuramente lo sa meglio di me, quindi... Dicevo sicuramente Marco lo sa meglio. Sì, no, ci siamo un attimino addentrati, però io il fatto è questo, non giustifico, da ragazzino ho fatto i miei errori, eccetera, però non, allo stato attuale, alla tenera età dei miei 35 anni, non giustifico la violenza, soprattutto quando ha a che vedere con lo sport. Poi, che ognuno faccia quello che meglio crede, come torno a ripetere, proseguendo un attimino, perché su questo argomento lo stiamo sviscerando anche troppo a fondo, però abbiamo menzionato poco fa la Curva Ferrovia, il gruppo Curva Ferrovia. È una domanda che vorrei fare a loro, però come ho già detto in altre occasioni, quando ho chiesto la possibilità di registrare una chiacchierata con loro, i massimi esponenti hanno preferito evitare, rispetto, d'altronde dicono non danno disponibilità nemmeno al secolo, alla nazione, quindi ci mancherebbe. La domanda è a proposito di questa canzone che non sapevo nemmeno fosse cambiata, questo coro, no? Marco diceva, ora non fa più gli US non mollano mai, fa i CF non mollano mai. Tu non fai parte di questa realtà, non fai parte del loro gruppo, però speculando, perché pensi che abbiano cambiato questa lettera da Ultra Spezia a Curva Ferrovia? Cioè non si evidenzia, non si... Perché il gruppo è importante, questo banalmente, secondo me, senza nemmeno andare troppo a fondo... Prima la Curva Ferrovia era popolata e c'era un coordinamento attorno appunto agli Ultras Spezia, dove tutti i gruppi facevano parte degli Ultras Spezia, quindi degli US, indipendentemente che poi fisicamente il Pierini di turno fosse o non fosse Ultras, okay? Mentre ora col passare del tempo si è passati che il gruppo portante, che è al centro della curva, è il CF, quindi la Curva Ferrovia, e che ha preso poi piano piano il posto di quelli che sono gli US, quindi si è deciso, anche se poi in realtà ogni tanto si canta US, ogni tanto si cambia CF, quindi non è che c'è stato un cambio drastico di questa canzone, capita che ogni tanto viene lanciata la canzone e ci sta che quasi tutti cantino US anche per abitudine, non sentano nemmeno questo CF, capito? Quindi è successo, è stata
chi lancia il cuore ha deciso di intraprendere questa via. Il motivo, secondo me, banalissimo, è perché comunque c'è stato un cambio generazionale. Quello che è il gruppo portante sotto ora è la CF. Chiaro. No, io pensavo magari loro non si evidenziano più con la violenza e quindi ben venga, no? C'è stata una maturazione anche da questo punto di vista della leadership. Speculavo io, non essendo addentrato. Tutto lì, volevo farti... No. Non è proprio così, molto banale, molto tranquillo. Ok, ok. Si diceva appunto regole non scritte, le varie dinamiche fra i vari gruppi. C'è una posizione particolare che occupate voi, Belini Frizzanti, all'interno della curva? O magari ci sono membri tesserati che vanno nei distinti, altri che vanno in curva, altri in piscina e così via? Ma guarda, non abbiamo una regola scritta di dover stare tutti nello stesso punto. Diciamo che io con lo striscione, un pochino di ragazzi, anche quelli che facevano parte del gruppo storico del gruppo, stiamo centrali dietro la porta, indicativamente tra il 12esimo e 11esimo gradone. Tra l'altro abbiamo messo anche in curva, in quei seggiolini lì, gli adesivi nostri, quindi diciamo ci andiamo a ritrovare un po' la posizione. Abbiamo poi qualcuno un po' più anzianotto o che non c'ha voglia di far troppo movimento, che sta nelle parti laterali un po' più alte della curva, e c'è anche qualcuno che va nei distinti. Quindi in realtà, essendo così tanti, siamo un pochino sparsi, e io per mia indole non ho mai voluto forzare nessuno a stare in un unico punto, a dare un diktat, stiamo tutti lì. Sono sempre stato molto creativi e lascia vivere, quindi lascio andare ognuno dove meglio si trova, ecco. Giusto. Tra l'altro hai menzionato le curve pericolose, ho mandato un messaggio anche al gruppo, alla pagina Facebook del gruppo, non ho ancora ricevuto riscontro, eventualmente mi piacerebbe aver modo di registrare una chiacchierata anche con loro. Rientrando un po' a parlare dei giocatori del nostro Spezia, dopo aver sviscerato a lungo l'argomento della tifoseria, come valuti il mercato, no? Perché appunto si è detto manca per il calcio di Alvini, abbiamo un centrocampo per come la vedo io da mal di testa, probabilmente il migliore della Serie B, dinamico, giovane, tecnico, eccetera, però manca un centrale veloce in difesa, hai detto tu poco fa. Sta per chiudere il mercato, parleremo anzi della cessione di Holm, perché l'ho saputo dopo aver preparato la scaletta. Come valuti il mercato a oggi, considerando che questo video uscirà a mercato già chiuso e quindi magari ci saranno i colpi dell'ultimo momento di cui e te oggi, martedì 29, non siamo ancora a conoscenza? Guarda, io do un voto al mercato, do un 7,5. Do un 7,5 perché comunque, quindi molto positivo, perché comunque siamo riusciti a piazzare i due giocatori che volevamo piazzare, che si sapeva già prima che aprisse il mercato, Nzola e Holm, soprattutto Nzola su valori assolutamente ottimi, perché Nzola è stato venduto al valore più alto della storia, poi abbiamo venduto un giocatore, e Holm oggi è stato venduto a, mi pare, un prestito con diritto di riscatto, un prestito mi pare a 2,5 milioni, 3 milioni, con un obbligo di riscatto mi pare a 8. Sì, 2,5 mi pare, non è ancora ufficiale, nel gruppo ho ricevuto un messaggio, 2,5 e 8,5 come dicevi te, diritto di riscatto, non obbligo di riscatto. Per tanti si dice... Magari Holm non rende, torna qua e te comunque hai incassato 2,5 milioni, oppure Holm rende, va via e te vai a incassare 8 milioni l'anno prossimo. Secondo me, tanto sono i due giocatori che già sapevamo prima del mercato che sarebbero andati via, indipendentemente che fossimo rimasti in A, quindi va bene così. Nzola è stato rimpiazzato davanti con un ottimo giocatore, anche se in prestito, che è Moro, ha già dimostrato le sue doti con 2 gol la prima partita, è un ottimo prospetto, giovane, ma di veramente di ottime speranze. Il suo sostituto è un altro giovane, Esposito, deve crescere, vediamolo, però già con la maglia dell'Italia dei giovanili ha reso molto bene. Reputo che non serva la punta, il coda che ha 39 anni, quanti ce n'ha, perché secondo me con i giovani che hai puoi far veramente bene. A centrocampo, da mal di testa come ci siamo detti, andrà via probabilmente Burabia.
anche perché comunque è abbastanza di troppo vista. Non è proprio il centrocampista più dinamico, a me piace molto a livello tecnico, però per il centrocampo di Alvini, cioè, sì, farebbe fatica. In porta si è messo veramente veramente bene, fascia sinistra uguale bene, a destra se resta Mian, se resta anche Ferrer, sei comunque coperto. Io ho un dubbio che di qui al 31, poi ce lo sapremo di dire, abbiamo preso troppi centrali alti, secondo me andrà via Nicolau. Ah, sarebbe una brutta botta dopo l'infortunio. Non di... lo so, abbiamo preso troppi difensori centrali alti e grossi. Dici, e quello è un segnale? Non lo so, non lo so. Poi ce lo Daniele, sapremo, spero di Daniele, no. Visto che lo conosciamo entrambi, dovesse andare via Nicolau, si incazza come una mina, te lo dico. Spero di no, però è un'idea che mi sono fatto in questi giorni, però auspico, come ti ho detto, che di qui al 31 un difensore comunque dinamico, veloce, lo vadano a prendere, perché è l'unica cosa che effettivamente forse manca a questa rosa. Tra l'altro Nicolau, pieno, cioè, parte integrante del progetto, con la fascia da capitano e tutto, sarei, mi hai dato una brutta notizia, Gabri. Io capisco che sia solo una sensazione, so, però un non... Un sentore mio, eh? Un sentore mio. Sì, capisco, capisco. Però sì, vedremo, abbiamo... secondo me, dimmi, dimmi. Comunque una rosa che tranquillamente dovrebbe arrivare in zona playoff, non ti dico che ammazza il campionato, tranquillamente dovresti arrivare in zona playoff e poi vediamo. Ok, dicevamo appunto, abbiamo venduto Nzola, record vendita, vendita record appunto, Holm. Si diceva, io sono grande supportatore dell'operato di Masia e di Masia in sé, non me ne vogliano chi la pensa diversamente, ognuno per sé, è normale che sia così, però dicevo, non si dà via nessuno, dare moneta a vedere Camello, cioè se mi paghi quello che chiedo bene, se no lo Spezia non ha bisogno di vendere nessuno, vogliamo vendere ma non abbiamo la necessità, il bisogno di vendere. Poi vedo la vendita in termini, no? 2,5 e 8, 8,5 magari a fine anno, non è stato proprio un colpaccio la vendita di Holm a questi termini, cosa ne pensi? Considera che devi dare il 50% a un'altra squadra, quindi si tratta che comunque ora gli dai solo 1 milione, magari gli 8,5 a fine anno non viene esercitata, e magari, dico io, resta qua e ti accordi con l'Atalanta che 6 mesi dopo glielo ridai a un'altra cifra, magari anche più bassa o magari anche più alta. Quindi per ora prendiamo quello che viene e poi si rivaluterà. Dovresti dare il 50% comunque all'altra squadra, al Sonderskill, quindi va bene così, anche perché poi bisogna vedere comunque anche la volontà del giocatore, perché noi ragioniamo da tifosi che li vorremmo tenere tutti. Giusto. Ma se un giocatore ti dice, se arriva l'offerta della io voglio andare in appunto, non puoi tenere un giocatore comunque contro voglia. Poi rimane malvolentieri, non si impegna, giustamente. Sì, poco fa hai detto, guarda, secondo me arriviamo in zona playoff, non ti dico che ammazziamo il campionato. Cioè, cosa mancherebbe secondo te per dire abbiamo proprio la migliore rosa? Che giocatori vorresti vedere? Due nomi che dici, se avessimo questi, Elia, Belina, spacchiamo il mondo. Ah, secondo me non si tratta di nomi, perché poi al solito vai a sparare sul girandino di turno. Secondo me basta solo un giocatore che sia, ripeto, centrale, che sia dinamico, rapido, da poter affiancare a Nicolau, sperando che resti Nicolau, o a Ristov, o a quel bull nuovo, perché comunque sono difensori di stazza, sì, e sì. Non può essere Amian quel giocatore, perché Amian nasce o braccetto della difesa 3 o esterno, giusto, non è un centrale, giusto, di una difesa 4. Sì, l'ha dovuto spostare, mi sembra, nell'ultima partita per forza, sì, di cose, perché spostare, dice Muller ha ammonito, gliel'avrebbe espulso, no. E Rezza... Far giocare dei giocatori fuori ruolo è sempre poco, diciamo, è controproducente. Si è trovata a finire la partita su a Bolzano con Bastoni terzino sinistro, Amian centrale di difesa... E cosa mi scappa? Cassata mi pare sulla destra. Sì, Cassata terzino destro. Chi fa cor chi poi. Ogni giocatore deve stare nel suo ruolo, indipendentemente che sia un fenomeno. Chiaro.
Poco fa hai menzionato Salva Ferrer. Salva Ferrer è uno degli eroi della prima promozione storica in Serie A. Poi arriva, anche l'innominato lo piegava e non lo impiegava il primo anno di Serie A. Poi si sono susseguiti vari allenatori, da Motta a Gotti a Semplici, oggi Alvini. E questo Ferrer, per quanto sia apprezzato da noi tifosi, no, non trova spazio. Come mai, Gabri? Come lo vedi sta storia qua? Ma guarda, Amian è abbondantemente più forte di Ferrer. Ulm era abbondantemente più forte di Ferrer. Ferrer è un bravissimo ragazzo. Noi l'abbiamo sempre visto in Serie B comunque giocare. Può essere che gli allenatori, che sicuramente capiscono più di noi tifosi, su un campo da calcio in Serie A non lo vedessero pronto. Ora non ho capito cosa sta succedendo quest'anno, se ha dei problemi lui, se vuole andare via lui, ultimamente non l'hanno più convocato. Mi riferivo a quello, cioè meglio che Cassata in quel ruolo lì, magari avrebbe fatto bene, perché comunque vada, è di ruolo, Cassata, però non è stato nemmeno convocato. Ci sono dei problemi extracalcistici che noi non conosciamo, se hai fatto calcio sai che ci sono poi delle verità, delle situazioni all'interno di uno spogliatoio che dallo spogliatoio poi non escono. Sì, poi anche tutte le storie che c'erano dietro Zola, quindi ripeto, difficile giudicare una situazione del genere. Ci possiamo dire eventualmente solo dispiaciuti umanamente, però sicuramente ci sono dinamiche calcistiche o extracalcistiche che non conosciamo e che forse è anche giusto che ne veniamo a conoscenza. Chiaro. Secondo te qual è, tra i nuovi arrivi, no? Tanti giovani, ne hai menzionati un paio tu, Moro, Francesco Pio Esposito, Cuda, non so, abbiamo Cugnata, Candelari dalle giovanili, abbiamo menzionato Cassata, il grande scambio, Bandinelli, Giasi, Gilashvili, Corradini, che non abbiamo ancora visto, però Mule, eccetera. Secondo te tra questi giovani qual è quello per il quale hai le maggiori aspettative, diciamo? Guarda, il top secondo me sarà Antonucci. Mm-hmm. Bandinelli non lo considero più giovane. Bandinelli storicamente lo prendevo sempre a porta calcio, sì, è un fenomeno per la categoria, però non lo considero più giovane. Lato giovane ti dico Antonucci. Ottimo. Sì, io quando è arrivato ho detto, secondo me questo, a me piace tanto Verde, anche lui, possiamo parlarne di Verde secondo te se rimane o no, però Verde è sempre stato il mio preferito per le sue caratteristiche tecniche, no? Mi piace come gioca, si inventa la giocata, c'ha il tiro. Antonucci ora potrebbe essere il mio nuovo amore, diciamo. Dimmi, cosa pensi di Verde? Ti posso dire che ho un po' di ritenzione, perché comunque sia... sa battersi tanto la mano sul petto, sulla maglia, per tenersi vicino probabilmente la tifoseria, però stringi, spesso non è in forma, spesso non è al top, comunque se più di 60 minuti non ha mai retto il campo, ci chiedevamo come mai lo tenevano fuori, poi vai a vedere... Non ha tenuta fisica, ha il colpo sicuramente, può cambiare la partita. Ci abbiamo tutti in mente la rovesciata che aveva fatto all'Olimpico, clamorosa, storica. Ce l'ho nella sigla sempre di ogni mio video. Gol della Madonna. Però poi era anche quello che, se vai a vedere, aveva litigato con Italiano a suo tempo, ha litigato con Thiago Motta, ha litigato con Gotti. Cioè quello che comunque si è sempre trovato in contrapposizione con gli allenatori in ogni momento. Quindi è un problema lui o sono un problema gli allenatori? Sì, nel alla tempo è venuta un po' fuori questa sua attitudine da prima donna, dal sono troppo bravo per essere qua, no, un po' si evince quello secondo me. E ora te lo dimostra il fatto che lui ha una clausola, se non ricordo male, di 500.000 euro per liberarsi, andare... una qualsiasi squadra, al momento siamo al 29 di agosto, non l'ha ancora preso nessuno. Fra i nuovi arrivati invece in questa fase, tra le varie amichevoli e dopo l'esordio in Coppa Italia e la prima di campionato su a Bolzano, chi è quello che dici Belin, questo non me l'aspettavo, ma già boom? Cuda
sì. perché non lo conosceva nessuno, è giovane, è tecnicamente molto bravo, fisicamente è già bello tosto, sebbene la giovane età, quindi dico Kudà, ci hanno speso qualche soldino perché mi pare ci abbiano speso quasi 1 milione, però li vale, però li vale. Sì, Rashid Kuda mi entusiasma davvero. Tra l'altro, quando lo vedo entrare in campo, come dicevi te, stazza fisica, prestanza fisica, per essere giovane com'è, no, non me l'aspettavo. Poi c'ha dei tocchi, si impegna, c'ha una grinta quando ti arriva in pressing, cioè io mi sposterei, veramente tanta roba. Sei stato a Bolzano, come hai visto la squadra? Cioè, si parlava prima del Drago, no? Che sulla carta dietro in porta siamo a posto, più che sufficiente per la categoria, assolutamente. Però poi sul rigore magari ci è andato moscio, a livello attitudinale nel finire del campionato scorso sembrava magari meno attaccato al progetto. Quindi come hai visto la squadra e in particolare due parole sul Drago? Allora, la squadra l'ho vista molto bene, comunque sei stato sempre avanti tutta la partita perché facevi sempre prima te gol, poi ripeto, prendevi delle imbucate del Benino, sempre per questa cosa della difesa alta, ma è un modo di giocare che sicuramente ti porta a fare tanti gol, quindi diciamo la squadra a me è piaciuta, ho visto una buona tenuta fisica. A parte, ripeto, le due imbucate, l'indecisione sul gol finale, non ho visto giocatori veramente in difficoltà. Sul discorso, vabbè, a parte Rezza, poveraccio, che si fa male veramente, veramente spesso, speriamo si riprenda quanto prima. Sul discorso Dragoschi. Non è tanto dalla parte finale della stagione quanto secondo me dall'infortunio. Io ero anche su a Verona quando si è avuto quel grosso infortunio e secondo me quello anche mentalmente è influito tanto, quindi secondo me lui non è tanto che è poco motivato a rimanere a Spezia, quanto secondo me che risente mentalmente ancora un pochino di quell'infortunio lì, quindi alle volte ci sta che abbia magari un po' di paura andare sulla gamba, non lo so, però ti dico, dire ho paura di non fare una buona Serie B perché ho Dragoschi in porta, dico assolutamente no. No, Secondo chiaro, me chiaro. è abbastanza una garanzia lui, ma come io non disprezzo nemmeno Zotta, a Io differenza invece sì, io lo di tanti disprezzo, no. portieri. È un pochino un portiere del subuto alle volte, un po' con le braccia così che più volte nel Drago, Plastico, no? però comunque non dimentichiamoci che è un giocatore che si è fatto anche la Champions League, che tra i pali ne prende anche parecchi e l'anno scorso a Roma ci ha salvato fin quasi all'ultimo, fino al rigore Sì, no, ha poi. fatto una gran partita, cos'era, non mi ricordo, con la Samp, non mi ricordo, Sì, quando è ma stato. anche giù a Roma, anche giù all'Olimpico con la Roma l'ultima di campionato ha giocato bene, bene, Sì, io tendo un secondo po' me. a beffeggiarlo, cioè anche con la Fezzanese, il primo gol di Andrea Baudi, classe 87 come noi, che giocava con me nel Focevara, gol sul primo palo, cioè solo Zot poteva prendere quel gol lì con tutto il rispetto. Però no, dai, si fa trovare pronto, dicono che sia grande uomo da spogliatoio, il casino è che esce dallo spogliatoio di tanto in tanto. No. Vabbè, dai, scherzo, scherzo, E scherzo. E per quanto sul riguarda rigore, Rezza, dove dimmi, dimmi. sul rigore, secondo me non se l'aspettava. Lui è rimasto centrale, ma non se l'aspettava così tanto. Infatti, gli è proprio picchiata addosso sulla gamba di Quindi il richiamo. gesto così, tipo cazzo, che sfiga, era più perché dice l'ho presa ma non è bastato, no? Che dice non mi ci butto Sì, neanche, secondo me chiaro. non si è detto resto centrale, ma alla fine non pensava che gliela tirassero centrale, Sì. probabilmente. Dai, poi è un rigore, è un rigore. Io dico sempre, portiere, sono stato portiere da ragazzino e il rigore non lo prende mai il portiere, il rigore sbaglia a calciarlo l'attaccante, quindi quando lo chiappi è perché va bene, dai. Rezza, io non so se poi è uscito per appunto affaticamento, guardandolo dalla televisione, facendo la diretta, mi distrago, mille cose, però anche se magari smettesse di fare il saltimbanco, no? Che fa 2000 capriole quando salta, Se cioè quando. stiracchiato. Hai capito? Magari nel colpo, nell'atterrare, poi magari si contrae con un movimento inconsueto a quello che fa continuamente sulla fascia. Quindi voglio dire, alla tua età, vecchio, sei un professionista, cala una magia, no? Voglio dire, dai un po'.
Comunque, al di là delle tue impressioni della squadra, come valuti questo pareggio? Perché è un pareggio che non me l'aspettavo e lascia un po' di amaro in bocca per come è maturato, troppo simile ai troppi recuperi che abbiamo subito l'anno scorso. Ora siamo alla prima di campionato, è calcio d'agosto, siamo ottimisti, come ho detto nel video più recente, però c'ho l'amaro in bocca. Tu c'eri, come l'hai vissuto? Amaro in bocca sì, dispiace sì, però è anche vero che loro sono una squadra che vengono dall'anno scorso che hanno fatto il playoff in Serie B, la maggior parte della squadra è rimasta la medesima, quindi hanno creato comunque già l'amalgama, l'allenatore di Isoli è il medesimo, che è comunque un allenatore con cui ci siamo sempre trovati abbastanza in difficoltà, perché c'è sempre forte mentalmente, lui è tanta roba, imbrigliato. E la seconda partita su Tirol l'ha vinta, ha rifatto gol l'attaccante Okwonkwo, lì come si chiama, che è un bel pezzo per la categoria. Sì, l'hanno preso dalla Serie C, era andato non so tipo 30 gol aveva fatto, una roba così, sì. Proprio l'hanno preso perché spiegava il rappresentante del Sud Tirol, col quale ho registrato il primo video della rubrica Spazio al Prossimo, ci spiegava appunto che loro catenaccio si difendono sempre giocando nella loro metà campo davanti all'area, e quelle poche volte che partono in ripartenza avevano bisogno di un attaccante di peso che potesse segnare, perché l'anno scorso sono arrivati ai playoff facendo meno gol del Perugia, che è retrocesso, e quindi hanno provato un innesto lì davanti, e sta risultando essere l'uomo giusto a posto giusto, sembra. Ma infatti ti dico, io sono comunque, secondo me è un buon punto preso, dispiace perché potevano essere tre, ma non è una disfatta. Comunque ripeto, loro sono una buona squadra, te devi comunque creare un po' di amalgama, nuovo allenatore, nuovi moduli, davanti sei partito col tridente nuovo, perché c'avevi Cipot che l'anno scorso ha giocato poco o niente, Moro e Antonucci, sia a centrocampo c'è Esposito che ti faceva gioco anche l'anno scorso, ma alla fine dei conti quest'anno hanno fatto 3-4 amichevoli insieme, quindi non è che si conoscono così bene, e dietro col fatto che fai giochi con sta difesa così alta, sicuramente non aver provato troppo gli automatismi può aver generato quei problemi su quelle 2-3 imbucate. Ora vediamo domani sera a Catanzaro come andrà e via lì. Sì, ci sono state tutte le attenuanti del caso su a Bolzano, condivido con te. Da tifoso, a livello morale mi è dispiaciuto, però come dici te, Null è appena arrivato, anche a livello di condizione, non solo di automatismi, come dicevi tu, quindi ci può stare. Andando un attimino in chiusura, siamo proprio alle ultime domande. Il mio canale nasce come canale di crescita personale, condividendo il mio percorso attraverso le varie letture che ho fatto. C'è un libro in qualunque ambito, non deve essere prettamente calcistico o sportivo, che hai letto e che consiglieresti, che ti è particolarmente piaciuto, che ti ha colpito e che consiglieresti? È stato fatto vabbè, il libro quello sullo scudetto del 44, quello sì, ma più che altro per farsi un pochino di cultura su quella che è un pochino la storia dello Spezia, quello che è il punto più alto a livello, diciamo, emozionale, perché poi quello è, perché poi ci ha portato ad avere questo scudetto cucito sulla maglia. Quindi quella forse è una lettura da fare per chi non l'ha intrapresa. Per tutti i nostri, per tutti i tifosi. E poi consiglio di frequentare lo stadio, perché uno meglio che allo stadio non può che vederle. Stadio, scuola di vita. Parli del libro di Armando Napoletano? Sì. Ok, sì, tra l'altro avrò modo probabilmente nel prossimo futuro, nell'imminente futuro, di registrare una chiacchierata anche con lui. Stiamo valutando quando esattamente, perché io vorrei leggere almeno uno dei suoi libri prima di registrare la chiacchierata, e ci tengo a essere preparato. E mettendomi in contatto con lui mi ha detto: fammi avere il tuo indirizzo, te li mando su io, fai ti preoccupare. Quindi disponibilissimo, sto aspettando che arrivino i libri per poi poter registrare la chiacchierata con lui, veramente disponibilissimo. Tornando rapidamente a Bolzano, prima di lasciarti andare, che ti sto tenendo qua ormai da 2 ore, pazienza e grazie mille per la tua disponibilità. Ho sentito di questa
scenetta, diciamo, dei giocatori che sono andati verso voi tifosi, volevano regalare le maglie come in genere fanno i nostri in trasferta, alcuni volevano prenderla o l'avevano già presa e poi invece alcuni leader della tifoseria gli hanno detto di ridarle. Tante volte ci si fa l'idea sbagliata delle cose che accadono per come vengono poi dipinte o raccontate. Tu c'eri, come sono veramente andate le cose? Non è stato lanciato nulla, si sono, comunque i ragazzi sono stati applauditi, sono stati fatti dei cori anche a fine partita, sono venuti sotto il settore, sono stati applauditi nuovamente e niente, quando hanno fatto per levarsi i pantaloncini, la maglia, mi pare Antonucci e Bandinelli, nonostante siano stati continuati a fare i cori, i grandi ragazzi destra e sinistra, gli è stato gentilmente detto di non dare, di non lanciarle, che non è che è stata fatta chissà che scena, chissà che situazione. Qualcuno sapeva, qualcuno non sapeva, secondo me qualche giocatore sapeva, perché poi se si è fatto caso, quando i giocatori tornavano in là c'è stato fatto un capannello e probabilmente Nicolau e Bastoni hanno detto... hanno spiegato probabilmente il motivo, il quid della situazione, e banalmente, intanto, prima cosa, se proprio non sono trasferte di mille chilometri, le maglie si danno se si vince, non se si pareggia o okay. Se si perde. Se non proprio, se non trasferte, ad esempio, domani sera a Catanzaro, è un impegno gravosissimo, ci può stare che se danno le maglie, ci può stare che vengano prese indipendentemente dal risultato. Mm-hmm. Primariamente però il motivo proprio principale è che indipendentemente che si sia giocato bene, i ragazzi si siano meritati un applauso, si viene ancora comunque da una cocente retrocessione che è ancora sentita dalla tifoseria e che deve essere ancora comunque un po' digerita e assorbita, e quindi si preferisce per il momento ancora non prendere le maglie. Questa è un pochino la giustificazione che è stata data dal gruppo portante del tifo, che poi ovviamente viene un po' supportata da tutti. Chiaro, ovvio che chi è dentro l'ambiente tifo magari lo sa, e chi è il tifoso della domenica che viene una volta non sa niente, magari ci rimane male a vedere una cosa così. Sì, io mi metto, non so, nei panni del padre che è andato su col figlio, o come dici te, vanno magari a questa e non sono mai andati alle altre e non ha la possibilità di prendere la maglietta, dice, cosa te fai? Invece se, a tutto c'è una spiegazione, basta avere la volontà di, non dico confrontarsi, però parlarne, scoprirsi e capire il perché si fa quello che si fa. Ultimissima domanda, so che al picco, per quanto ti riguarda, non è nato per te soltanto l'amore per la squadra della tua città, ma è nato anche l'amore nel vero senso della parola. Ho visto la foto del tuo matrimonio davanti all'ingresso storico della curva piscina. Cos'è successo? Com'è andata? Raccontaci un po' di questa storia. In verità la storia non è nata propriamente al picco, okay, ma è nata legata al mondo Spezia Calcio, perché è nata in trasferta a Brescia nel 2012, quindi ormai 11 anni fa. A Brescia conobbi quella che poi è diventata mia moglie, lo scorso anno ci siamo sposati e che poi darà alla luce un figlio che mi nascerà a novembre. Quindi, complimenti, auguri, diciamo, auguri. Lo Spezia Galeotto fu per il nostro amore. Ottimo. Poi sì, ci siamo sposati, abbiamo fatto qualche foto fuori dallo stadio, avevamo piacere che rimanesse qualche immagine legata al nostro rapporto, e quindi il nostro rapporto insieme allo Spezia. Come filo conduttore la passione per la squadra e ora sbocciato appunto in un amore vero e proprio e nel matrimonio. Fantastico, bellissima storia d'amore in tutti i sensi, e di nuovo auguri per il bimbo. Grazie. Gabri, grazie mille per il tempo che mi hai dedicato, che hai dedicato ai nostri ascoltatori. È un piacere scoprire più a fondo con voi esperti, che siete proprio parte integrante di questa storia che create nel quotidiano attraverso le vostre azioni, non soltanto a livello calcistico, ma proprio a livello della nostra realtà provinciale, con tutte le vostre opere benefiche, tutto un po'. Quindi grazie per quello che sei, per quello che fai, per quello che fanno i Beleni Frizzanti e per tutto il tempo che ci hai dedicato. Grazie davvero. Grazie a te, ci sentiamo presto. A presto, ciao Gabri. Buon proseguimento, ciao.
video è stato presentato da Agriturismo Collina di Rossoli. Fai del tuo evento un evento speciale.